Ora si registrerà la conferenza. Buonasera a tutti. A nome mio personale dell'ufficio di presidenza saluto il sindaco, gli assessori, il segretario, consiglieri anche collegati da remoto e il pubblico presente e chi ci segue da casa. Passo la parola al segretario per l'appello. Di Stefano. Bonato. Cagliani, Calini, Coccetti, Cupido, Foggetta, Garotta, Gatti, Ghezzi. Presente. Hamdi, Maderloni, Milazzo. Molteni, Montrasio, Nigro, Pagani, Pastorino, Pini. Presente, chiedo gentilmente se posso tenere spenta la videocamera perché non mi sento bene. Prego, al momento la tengo anche spenta, poi quando iniziamo la discussione magari le chiedo di accenderla. Grazie. Ok, grazie. Pogliaghi, Recupero, Romano, Turolla, Valsecchi, Vincelli. 23 presenti. Aiosa, Fiorino, Presente. La Miranda, Lanzoni, Nisco, Paterna, Pizzocchera, Ci alziamo in piedi per il no nazionale. Procediamo come di consueto alla nomina di tre scrutatori per la maggioranza, Molteni, Recupero, per l'opposizione, Pagani, grazie. Prima di iniziare le delibere con l'ordine del giorno e le delibere appunto in discussione, a nome dell'intero Consiglio Comunale ci raccogliamo in un minuto di silenzio in segno di vicinanza ai familiari di Mirella Cerini, sindaco di Castellanza, scomparsa improvvisamente il giorno della liberazione, il 25 aprile, e ahimè anche esprimiamo cordoglio e vicinanza anche ai familiari dei cinque lavoratori che hanno perso tragicamente e drammaticamente la vita a Palermo.
Ci alziamo in piedi, grazie. Possiamo sederci. Possiamo iniziare con le delibere all'ordine del giorno. Iniziamo con la prima, appunto, delle delibere a firma del sindaco Di Stefano, approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Non ci sono relatori di commissione, pertanto passo la parola al signor sindaco per la presentazione. Grazie presidente, buonasera a tutti quanti, ai presenti e collegati. Devo mettere gli occhiali perché, ahimè, serve avere gli occhiali. Rendiconto di gestione, abbiamo affrontato in commissione abbondantemente una discussione sul rendiconto. Le domande dal punto di vista tecnico sono state è stata fornita risposta a tutti i commissari. So che il dirigente poi ha fornito anche risposte via email riguardo eventuali documenti da allegare richiesti dai commissari. Allora, il risultato di amministrazione del rendiconto, vado abbastanza veloce, si assesta sui 54.522.000 euro, che non è altro che la sommatoria tra quello che è il fondo cassa al 31 dicembre di 45.324, sommando poi il differenziale tra i residui attivi e i residui passivi e decurtando quelli che sono il fondo pluriennale vincolato sia in parte corrente che in parte investimenti. Il risultato di amministrazione si calcola togliendo dal risultato di amministrazione, quindi la parte disponibile, togliendo dai 54.522.000 euro che è il risultato di amministrazione al 31 dicembre, tutta la parte accantonata composta da i vari fondi, fondo crediti di dubbia esigibilità, società partecipate, contenzioso e altri accantonamenti per un totale di 34.320.000 euro, la parte vincolata per 10 milioni e 10.000 euro e la parte destinata agli investimenti 1.400.000 euro. Il totale della parte libera sono 8.782.839 euro. Uno schema del risultato di amministrazione da inizio del nostro mandato, quindi a partire dal riaccertamento fatto nel 2017, potete vedere come la sistemazione dei conti, applicando, così come indicato dalla normativa e dalla Corte dei Conti, sulla base dei due piani di rientro, ha generato un risultato di amministrazione in maniera tale che specialmente quelle che erano le voci di entrata fossero
nella media dei 3 anni degli accertamenti, cosa che ahimè prima non avveniva. Questo è il risultato il 2023 con i 54.522.000 euro. Se andiamo a valutare e analizzare il grafico sull'avanzo di gestione degli ultimi 7 anni, vediamo come al nostro insediamento, all'accertamento del disavanzo di 21.698.000 euro con i piani di rientro conclusi nel 2017-21, con il primo poi avanzo libero. Considerate che i primi 2 anni di avanzo, quelli positivi, sono stati il 20 e il 21, più che altro con risorse utilizzate per assestare quello che era il bilancio, o gli effetti di aver dovuto fare un intervento drastico sull'intero bilancio. Se considerate che abbiamo chiuso uno dei pia due piani di rientro con 27 anni d'anticipo rispetto ai 30 anni che erano stati stabiliti, e l'altro di 10 anni in 7 anni, comprendete come l'utilizzo dell'avanzo era finalizzato anche a uscire da una situazione deficitaria dell'ente debitoria. Il 2022, con l'avanzo libero, ahimè, anzi per fortuna, siamo stati un comune virtuoso che aveva generato avanzo libero, che abbiamo utilizzato poi praticamente tutto per i progetti del PNRR, in quanto le amministrazioni che erano aggiudicatarie di bandi di progetto dovevano compartecipare a seguito degli aumenti dovuti ai prezzi dei materiali per la guerra in Ucraina, e praticamente tutto l'avanzo libero ce lo siamo giocati, l'abbiamo investito per consentire di portare a casa tutti i progetti e non dover restituire le risorse, anche perché comunque gli interventi sul territorio con le economie riuscivamo ad affrontarli. Stesso discorso si vede dal grafico, è il risultato della cassa. Nel 2017 nella cassa comunale c'erano 300.000 euro, era l'anno del buco da 21 milioni di euro. Nel 2023 sono risorse comunque vincolate, ma che comunque fanno comprendere lo stato di salute del bilancio e dell'ente, che è in grado di affrontare gare, bandi e impegni di spese anche con i soggetti concessionari e i fornitori all'interno dell'ente. Uno degli elementi di spesa importanti che incideva negli anni sui costi fissi e sul totale della spesa era sicuramente l'andamento della spesa del personale. Considerate che in questi 7 anni c'è stato un rinnovo contrattuale che ha cubato più di 1.200.000 euro. Il differenziale sono risorse libere che abbiamo inserito all'interno del piano di rientro e che ci hanno consentito velocemente di poter ristrutturare il debito e anche la parte di equilibrio di bilancio, perché il problema poi, al di là del debito, era l'equilibrio di cassa e l'equilibrio di bilancio, per evitare che si generasse sempre debito ogni anno. La capacità assunzionale anche per quest'anno rientra sotto il valore soglia stabilito per legge, che è del 27,6%. Il rapporto tra la spesa del personale e la media delle entrate correnti, escluso il fondo crediti di dubbia esigibilità per il comune di Sesto, è del 23,65%. Questo anche grazie a maggiori entrate
relative al no, l'anno scorso c'erano stati maggiori entrate relative al 2022. Il fabbisogno del personale sul 2023 è di 491 euro, 91 persone per quanto riguarda il comune di Sesto al 1 gennaio, al 31 dicembre sono 470, con il fabbisogno del personale, eccolo qui, l'elenco delle assunzioni fatte durante il 2023. Si tratta di 27 dipendenti, di cui due dirigenti, molti, sette agenti, settori specifici, specifiche responsabilità dal punto di vista economico, esperti contabili, amministratori contabili, specialisti giuridici, tecnici ambientali, assistenti sociali e esperti tecnici, per un totale di 27 figure all'interno del comune. L'indebitamento pro capite da parte dell'ente scende in questi anni di ristrutturazione del debito, avendo anche anticipato e ridotto quelli che erano i mutui in corso, da 320 euro a persona, 226 euro. I servizi a domanda individuale subiscono una leggera flessione dell'1,32% tra il previsionale e l'assestamento, la copertura finale del consuntivo, portando un risparmio, come detto anche dal dirigente in sede di commissione. Questo differenziale è dovuto tendenzialmente a una riduzione di quelli che sono i costi delle utenze, che sono spalmate un po' su tutte le attività che vengono svolte all'interno dei servizi a domanda individuale. L'evoluzione sui residui in entrata, anche questa migliora. Secondo, prendo la slide, eccola qua. Anche questa migliora, portando la percentuale di riscossione dal 40% sulle tributarie proprie, ovvero l'IMU, la TARI, la TASI, migliora del 26%, 26,67%, assestandosi al 66,67%, mentre sulle extra tributarie, quindi le sanzioni, i canoni delle abitazioni, le concessioni, il miglioramento si è graduale di 6 punti percentuali, dal 20 al 26, dal 2018 al 2023. Questa slide fa comprendere gli effetti di una ristrutturazione della cassa, ovvero la percentuale del pagato che passa all'84%, che è confrontata poi con quella successiva in base alla normativa che gli enti pubblici devono liquidare le fatture entro 30 giorni, pena poi un fondo commerciale da immobilizzare con risorse di spesa corrente. Noi siamo a meno 7,19 giorni, quindi vuol dire che paghiamo a 23 giorni, con 7 giorni di anticipo. Questi sono dati importanti per la lettura di un bilancio che negli anni sta migliorando sempre di più e consente poi all'amministrazione comunale, utilizzando l'avanzo, sia in parte investimenti che l'avanzo libero, di portare avanti numerosi interventi, sia sul sociale, sia migliorando quelli che sono i servizi, sia le manutenzioni, sia gli investimenti, fornendo sempre più risposte. Quindi un grazie a tutti i consiglieri che hanno sostenuto in questi anni il
il bilancio, tutta la parte del piano di rientro, la parte degli equilibri di bilancio che ha portato poi a una situazione virtuosa, come dicono anche i dati, e grazie anche agli uffici tecnici che a livello operativo hanno concordato con la parte politica le strategie e le hanno re realizzate. Grazie e buona discussione. Grazie Sindaco. Prima di aprire la discussione, ricordo che solo per questa delibera, come da capigruppo, i tempi sono stati rimodulati, quindi ricordo i 5 minuti per ogni consigliere più i 10 minuti per ogni gruppo consigliare. Apro la discussione. Prego, Senatore Montrase, lei ha la parola. Ma mi fa piacere intanto sentire che il bilancio del comune va bene. Io devo dire una cosa che mi ha toccato personalmente e spero che abbia toccato tutti i consiglieri. Ed è quello che è successo al precedente Consiglio Comunale. Anche quello è un bilancio e lo considero un bilancio negativo perché metà di questa assemblea non è rappresentata, a parte alcuni tre rappresentanti che poi nel bel mezzo della discussione se ne sono andati in un consiglio alternativo che non sa quale valenza potesse avere. Io credo che questo sia il luogo dove dobbiamo discutere di tutte le cose che riguardano la cittadinanza di Sesto San Giovanni. Poi la democrazia ci dice che è giusto, bisogna scendere in piazza, fare delle manifestazioni, però credo che il luogo principale sia il Consiglio Comunale, è quello più vicino ai cittadini, più vicino al Parlamento, più vicino al Consiglio regionale e io l'ho trovato una cosa veramente brutta. Però di questo, vabbè, ognuno se ne prende carico. Siamo sulla delibera, signor Montraso, Sulla grazie. delibera devo dire questo, che i conti in ordine mi fanno piacere. Signor Sindaco, dobbiamo sempre tenerli in ordine, perché già a livello nazionale sono state fatte delle misure, ad esempio come il 110%, che ha portato alla rovina i conti dello Stato. Molto probabilmente poi si parla di case, di abitazioni, non ho visto nessuno fare lo sciopero contro il 110%, perché col 110% hanno aiutato quelli che magari la casa ce n'erano due e quelli che non avevano la casa sono rimasti ancora senza. Ecco, dico che con i conti a posto sicuramente lei, signor Sindaco, sarà anche più attento quando i suoi consiglieri comunali faranno presente alcune situazioni, quelle piccole situazioni emergenziali che toccano i cittadini, perché il cittadino, sì, noi facciamo, lei fa bene, lei è giovane poi, i giovani dovevano guardare al futuro della città, la città della salute. Il cambiamento di questa città, che poverina, non è bella come città, parliamoci chiaro, no? Però il cittadino al momento è più interessato alla buca della strada o all'inciampare, quindi con i conti a posto io sono sicuro che potremo anche sempre intervenire con attenzione su quelle piccole problematiche che i cittadini ci presentano. Cosa devo dire? Cerchiamo di andare avanti con i conti a posto perché trattiamo i soldi non nostri, trattiamo i soldi di quelli che pagano le tasse come me, perché essendo un dipendente ho sempre pagato le tasse e quindi credo che a questo ci tengo molto, che i conti tornino. Vi ringrazio. A lei, altri interventi in aula? Prego, signor Maderlonia, della parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri, la Giunta, chi ci segue in presenza e a casa. A me fa piacere perché quando si parla sempre del passato vuol dire qualcosa di buono è stato fatto. Sono 7 anni che tutti i metri di paragone sono al 2017, però più volte mi sembra che, e non lo dico io, ma si possa leggere la situazione
delle finanze pubbliche in quegli anni era ben diversa e non paragonabile a quella di questi ultimi, così come la pandemia non lo era precedentemente. Per cui l'invito davvero è quello di guardare avanti. In fin dei conti, noi oggi voteremo per il bilancio 2023, che dovrebbe raccontare ciò che la città ha fatto per i propri cittadini attraverso dei numeri, ma noi non, diciamo così, non crediamo che tutto ciò che è oro luccichi in questo bilancio. L'abbiamo già detto l'anno scorso, lo continueremo a dire, perché un bilancio approvato a maggio, 9 maggio 2023, ha subito poi ben 6 variazioni di bilancio e alla fine presenta un avanzo di 8 milioni che va a incrementare ulteriormente l'avanzo dell'anno precedente. E la domanda che sorge è, da un punto di vista politico, se questi 8 milioni, che sono sostanzialmente disponibili per l'amministrazione, invece che programmati da un punto di vista politico, non siano invece un errore legato al fatto che la gestione non è così oculata e così attenta da sapere quali sono i bisogni dei propri cittadini, tanto da avere un avanzo. Per l'amor del cielo, l'avanzo, o quantomeno l'equilibrio di bilancio, è richiesto, lo cita anche la delibera, e quindi benissimo. Ma il tema è: un avanzo così ampio vuol dire che in qualche modo io non sono stato capace, io amministrazione non sono stato capace di leggere i bisogni del territorio. Dato che non siamo un'amministrazione, un'azienda, una quotata in borsa, ma noi dobbiamo erogare servizi ai cittadini, perché i cittadini pagano le tasse per avere la scuola, per avere i servizi sociali, per avere l'anagrafe, per avere i servizi cimiteriali e così via. Per far sì che il nostro territorio abbia le infrastrutture, sia collegato con il mondo e non sia un'isola circondata da un muro. Ora crediamo che questo avanzo dimostri invece ciò che il contrario di ciò che il sindaco ha detto. E quindi vi invitiamo veramente a lavorare perché leggiate i bisogni che i cittadini chiedono. La riduzione, anche l'anno scorso l'abbiamo detto, la riduzione del personale dell'amministrazione comunale non credo che possa essere un motivo di orgoglio se poi il cittadino ci impiega di più o non trova dei servizi. Le code per richiedere la carta d'identità non mi pare che siano diminuite, o i disagi legati a questo. Per cui, per quanto poi farete prima o poi il servizio nuovo per l'anagrafe, oggi il cittadino ha queste difficoltà. Quindi vi invito davvero a guardare quello che fate, non continuare a guardare al passato, perché comincia a essere veramente stucchevole ogni volta dover sempre riguardare al 2017, però mi rendo anche conto che forse l'esigenza di dimostrare di essere più bravi a volte fa commettere molti errori. Grazie. Grazie a lei. 5 minuti, quindi non siete entrati nei tempi di gruppo. Lo dico giusto per darvi almeno un'idea. Passo la parola al consigliere Ghezzi, che la chiede da remoto. Prego, consigliere Ghezzi. Grazie, buonasera. Mi sentite? Sì, la sentiamo. Perfetto, scusate, c'è un pochino di rumore. No, volevo solo fare una precisazione. Mi permetto di dire che è esattamente una prospettiva opposta rispetto a quella che è stata appena delineata, perché bisogna essere molto chiari con noi stessi e con i cittadini. Il fatto che si attesti un avanzo libero è la testimonianza, sicuramente che è stato fatto un lavoro virtuoso, ma che i soldi sono effettivamente disponibili. Cioè, questa è la differenza sostanziale rispetto ad una gestione precedente che ci aveva portato ad una situazione di dissesto, dove non c'era la certezza di avere i soldi, ma venivano allocati e quindi poi si arrivava con un rischio di, diciamo così, arretrato ed accumulo. Cioè, questo va chiarito molto bene. Il bilancio deve fotografare, così come all'interno di un'azienda, alla fine dell'anno fiscale, si va a fare il percorso di quelle che sono poi gli indebitamenti, piuttosto che quelli che sono stati poi
gli introiti dell'azienda e si arriva poi a scorporare tutti i dividendi, eccetera, fino al risultato finale. Ecco, questo è esattamente quello che stiamo fotografando oggi. Cioè vuol dire che noi stiamo dando, tra virgolette, abbiamo gas adesso, per dirla in gergo motoristico, a chi piace questo ambito, abbiamo gas per poter partecipare a tutta una serie di bisogni che nell'immediato futuro o comunque nell'arco dei prossimi mesi si presenteranno ancora a vantaggio dei cittadini. Questo è importantissimo farlo capire. Non è che è stato un errore di, tra virgolette, equilibrio per cui dovevo cercare di spendere un pochino di più e allora così offrivo più servizi. Questi soldi ci sono e siamo certi che ci siano e quindi possiamo programmarli. E quindi possiamo, come ha detto benissimo il sindaco, la partecipazione, questo lo dicevamo anche in commissione tempo fa, chi c'era, il fatto di, di essere riusciti a partecipare a bandi PNRR è avvenuto grazie all'opportunità che avevamo di investire dei fondi per mettere, non in ultimo, in campo quelle risorse necessarie anche per la presentazione dei medesimi progetti, senza i quali non saresti riuscito a recepire i benefici del bando stesso, cioè quindi è ancora un ritorno sul territorio. Questo è fondamentale che sia chiaro, non è una cattiva gestione, anzi è esattamente l'opposto e non è una questione di paragone con il passato. E certo, è un modo diverso di gestire. Grazie. Grazie a lei. Proseguiamo. Consigliera Pagani, prego, lei la parola. Sì, grazie Presidente. Presidente, una cortesia, se ho capito bene 10 più 5, quindi 15 minuti. Siccome non lo vediamo, magari a un minuto dalla fine lei mi fa una specie di richiamo. Ecco, giusto per non stare con l'orologio in mano. Allora, vado un po' a braccio, mi sono segnata delle cose che vorrei dire, però diciamo che siamo partiti già con delle sollecitazioni decisamente abbastanza ampie. La prima mi incuriosisce molto quando il sindaco dice questi sono dati importanti per la lettura di un bilancio, che per carità ci mancherebbe altro, dopodiché appunto per la lettura di un bilancio. Trovo un po' povero che oltre alla lettura di un bilancio, che magari mi aspetto che lo faccia chi il bilancio lo fa, nel senso che mi sembra essere una lettura tecnica, non una lettura politica, sarebbe stato interessante, appunto, visto che i soldi ci sono, una prospettiva rispetto ai soldi. La seconda cosa che trovo abbastanza interessante è che sia anche un consigliere di maggioranza a sottolineare questo, quello che ho capito, insomma, nell'intervento del consigliere Montrasio. Ma credo di aver capito bene, che insomma adesso i soldi ci sono, però delle cose facciamole, perché probabilmente un po' le abbiamo chieste, forse le abbiamo chieste anche, come dire, più volte e in realtà non sono state fatte. Quindi rispetto a questo, poi vabbè, il consigliere Ghezzi è sempre fonte di grande ispirazione per me, io lo ringrazio, no? Quando dice un comune così come un'azienda, già proprio vuol dire che stiamo parlando su due livelli che non condividiamo, o meglio, su una lettura che non condividiamo. Perché poi è sempre molto difficile dare una lettura del bilancio. È una cosa sulla quale ci si interroga molto, perché cosa si fa? Ci si mette lì e si analizzano il numero di documenti e il numero di pagine per documento che voi avete visto, con quali strumenti, oltre al fatto chiaramente di un'esperienza come consigliere comunale, che però non è un'esperienza contabile, chiaramente un'esperienza di capire le partite di bilancio, no? Invece forse, e questo è l'obiettivo un po' che ci siamo dati, insomma, come città in comune, ma ce l'eravamo già dati sicuramente anche negli anni precedenti, ricordo in particolar modo l'intervento sul consuntivo dell'anno scorso, in cui dicemmo esiste un bilancio che sembra perfetto, esiste poi una città totalmente imperfetta, con tutta una serie di problematiche e di difficoltà che a distanza di un anno potremmo ripetere pari pari, ma non è che le ripete Mari Pagani, eh? Cioè basta chiederlo a qualunque cittadino che si ferma per strada, chiedergli se
la questione, appunto, tutte le cose che ha citato il consigliere Maderloni, e non sto a ripetere che però per i cittadini sono importanti, che però per i cittadini sono importanti, perché come è stato detto diverse volte in quest'aula, non parliamo dei massimi sistemi, parliamo delle cose concrete che interessano veramente i cittadini. Che cosa vuol dire? Qui ci sono due aspetti poi sui quali vorrei sottolinearmi, vorrei soffermarmi. Scusate, io sono un po' ovviamente, dovrei soffermarmi nell'analisi del bilancio. Allora, intanto cosa capisco la questione dell'essere virtuosi, cioè ho compreso, ho cercato anche di comprendere, non da sola. Abbiamo cercato di comprendere anche quali erano come dire, gli elementi coefficienti dal punto di vista, come dire, della virtuosità così, della gestione del personale. Quindi, quali erano gli elementi rispetto alla media del costo del personale? E non so, non sto insomma ad entrare nel dettaglio che dice che sotto una determinata cifra siamo virtuosi, ed esiste poi una soglia di virtuosità che ha indicato anche in percentuale il sindaco. Però dai documenti, da quello che credo che noi abbiamo capito, noi siamo, per quanto riguarda la soglia dei 24 milioni, abbondantemente sotto, e per quanto riguarda la soglia della, come dire, della virtuosità, è una soglia che, pur mantenendo la virtuosità, può essere flessibile, non deve essere necessariamente quella. Allora, questi, secondo me, sono elementi che ci fanno, almeno dal nostro punto di vista, che ci fanno riflettere, perché essere virtuosi è tagliare in nome dei costi. Io questa cosa non la capisco. Cioè, io non riesco a capire o a definire, o meglio, lo dico per come l'ho scritto, che forse è più chiaro, perché essendo un po' stanca, forse non lo sono. Nel senso che davvero non l'avanzo in sé, ma gli avanzi elevati come il nostro comportano la virtuosità di un ente, perché da tempo si discute se e dentro quali limiti l'accumulo da parte degli enti territoriali di avanzi di amministrazioni molto elevati rappresentino un esclusivo elemento di virtuosità, oppure, sotto un certo punto di vista, una patologia frutto di regole contabili distorsive. L'avanzo rappresenta il saldo positivo della gestione dei bilanci pubblici, contrapponendosi evidentemente a quello che è il disavanzo. Però, a differenza di quello che accade nelle aziende private, dove chiudere inutile è un sintomo di buona salute, nelle pubbliche amministrazioni il risultato finale, forse troppo positivo, ovvero superiore ad un livello fisiologico prudenziale rispetto all'obbligo contabile che impone di presentare il bilancio in equilibrio, riflette forse, dal nostro punto di vista, anzi io toglierei pure forse, magari è una mala interpretazione in questo caso, una scarsa capacità gestionale. E questo poi viene rappresentato moltissimo dalla quotidianità delle cose che accadono. Siamo molto soddisfatti, come dire, di aver ridotto i costi del personale, però poi ci sono servizi che non funzionano, eh? Non funzionano in questo momento, o funzionano male. Non voglio mettere in imbarazzo nessuno, però abbiamo tutti ricevuto una mail nella quale sono state sottolineate anche delle carenze di organico, in riferimento a determinati settori, persone che hanno esplicitato la loro difficoltà di assumere e portare avanti un compito molto direttamente, ma in commissione stessa anche altri dirigenti hanno detto: fatichiamo a star dietro a tutti i cantieri perché non abbiamo le risorse personali del personale per poter star dietro a tutto. Questi sono una serie di esempi. Allora, la questione non è non essere virtuosi nel senso di avere debiti. La questione è, rispetto ad un avanzo che ci serve e che però il nostro è decisamente più alto,
quali sono le scelte politiche che possiamo fare per ridurre un avanzo che permetta un miglioramento della qualità della vita dei cittadini a Sesto San Giovanni. Sono state fatte delle proposte. Allora, il consigliere Manderloni prima diceva si parte dal 2017 e sembra che non ci sia mai storia. Io dico anche sì, ma poi c'è anche una storia da parte delle forze di opposizione, no? Abbiamo presentato, sono stati presentati nello specifico dal Partito Democratico, però assunti dal sindaco degli ordini del giorno sulla possibilità di alzare la soglia di esenzione addizionale IRPEF o di aumentare gli scaglioni. Però siamo fermi, come dire, ad una ipotesi di assunzione che non ha ricevuto nessun riscontro nella realtà, appunto, realtà e poi conti. Guardando il bilancio ci sono tanti residui attivi che vengono a mano eliminati, cioè che non sono incassati, e le due voci che riguardano una maggiore quantità di residui attivi, cioè di soldi che noi non incassiamo e che a un certo punto diventano nel tempo inesigibili, riguardano le infrazioni al codice della strada, parliamo di oltre 5 milioni, con una percentuale di accertamento del 60%, sono un sacco di soldi. Allora, a parte che forse sarebbe necessario fare un corso sul codice della strada, perché se tutta questa gente, come dire, se tu non, una buona parte dei nostri cittadini continua in maniera consistente a prendere multe, ad infrangere il codice della strada, forse vale la pena di ragionare su una campagna di sensibilizzazione. Però il secondo aspetto è che una volta che un'infrazione è accertata, bisogna adoperarsi per incassarla. E le percentuali dicono che non ci stiamo adoperando particolarmente. Questo riguarda non solo come dire, gli accertamenti, i residui, scusate, gli accertamenti di conseguenza per quanto riguarda le multe legate al codice della strada, ma per esempio anche sulla Tari. Noi abbiamo oltre 2 milioni e passa, 2 milioni e 200. Allora anche qua, probabilmente, sicuramente, sicuro rischio di essere impopolari quando si dice pagate le tasse, paghiamo le tasse, poi appunto poi si fa un ragionamento politico con un avanzo, magari le tasse le riduco o le scagliono o le differenzo a seconda del reddito, no? Perché questo significa provare ad essere più equi, però di fatto le tasse vanno pagate, e forse anche se alcune posizioni sono poco popolari o sono forse più impopolari, al cittadino che non paga le tasse forse va un po' stigmatizzato, eh? È importante questa cosa perché è un principio di equità, la tassazione è un principio di equità sulla quale si basano i servizi della nostra città e naturalmente non solo. Queste sono alcune cose importanti che volevo dire. Poi ci sono tutta una serie di partite che rimangono tali negli anni. Sulle politiche giovanili direi che ripetersi oltremodo è importante, per carità, ma è veramente imbarazzante, è veramente imbarazzante, adesso che non ci sono risorse di ordine economico o comunque significative risorse di ordine economico, e questo chi investe sul presente non investe sul futuro, non investe assolutamente su nulla. Poi c'è tutta la partita di una serie di spese che noi ci rifiutiamo di sostenere nonostante la legge ci dica che devono essere sostenute, e io veramente non riesco a capire perché a distanza di anni alcune spese non vengono messe a bilancio, non riesco proprio a capirle, e moltissime volte, diverse volte in questi anni ho sottolineato l'importanza delle ore rispetto all'educativa legata alla disabilità. Ora forse un po' di più, ormai quasi mesetto fa, ho trovato nell'albo pretorio dove ci sono tutti i documenti, ho trovato un documento interessantissimo dal mio punto di vista, ed era un documento fatto dall'avvocatura del comune di Sesto San Giovanni, quindi da noi, indirizzato immagino ad una valutazione della giunta comunale,
che vi leggo in alcune parti relativo alle educative di strada. Sto parlando della proposta 1488-2024, credo di averla trovata a marzo perché ricordo che è passato un po' di tempo e che spiega al comune, spiega in previsione di una sicura soccombenza, stiamo parlando del fatto che è stata portata avanti una quarta causa dopo tre cause perse da parte dell'amministrazione sull'educativa legata alla disabilità, cioè sul fatto di fornire ore corrette previste per legge, quindi non dovrebbero essere discutibili a scuola ai bambini e ragazzi con disabilità, e che dice in previsione di una sicura soccombenza, quarta causa, data la fondatezza delle domande avversarie, tentare di limitare i danni per il comune, evidenziando che già all'indomani della notifica del ricorso, eccetera, il settore educazione ha scritto alla cooperativa che gestisce, che ha in appalto il servizio di erogare alla ricorrente le ore ulteriori fino a concorrenza delle ore prescritte, cioè al fine di invocare la cessazione della materia del contendere, cercare di evitare la condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali e di ridurre l'entità della condanna delle spese legali. Allora, cosa dice l'avvocatura? Abbiamo perso tre cause. Ci ritroviamo con una quarta causa. Quando arriva la, adesso non ricordo il termine tecnico, ma insomma, arriva la richiesta della quarta causa, l'avvocatura dice che ovviamente siamo andati già a avvisare la cooperativa che gestisce l'appalto delle ore educative, dicendo loro di erogare le ore che spettano per evitare la causa, perché la causa è persa in ogni caso. No, ma io adesso voglio dire, ditemi voi se questa è una pratica, ditemi voi se questa è una pratica, ma va avanti, eh. Tutte queste considerazioni non lasciano spazio ad alcuna possibilità di giustificazione dell'assegnazione di un numero insufficiente di ore agli aventi diritto, trattandosi di diritti fondamentali della persona di rango sovranazionale e costituzionale, è l'avvocatura, del comune. Per evitare ulteriori ricorsi con conseguenti condanne al pagamento delle spese di lite e al risarcimento del danno, è necessario che il comune provveda preventivamente a stanziare in bilancio subito, dopo la ricezione delle comunicazioni degli istituti scolastici relative agli alunni con disabilità e ai rispettivi PEI, le somme occorrenti a finanziare tutte le ore di assistenza educativa in esse prescritto fin dall'inizio dell'anno scolastico e per tutta la sua durata. Ora, io dico, ma dobbiamo arrivare a questo? Perché di questo abbiamo parlato tante volte, un minuto, dobbiamo arrivare a questo. Questo significa essere virtuosi? Secondo me non significa essere virtuosi, perché non è possibile che queste ore vengano concesse alle persone soltanto ai genitori e ai ragazzi, di conseguenza soltanto se fanno causa. Soltanto se fanno causa, si corre ai ripari. Questo è, sindaco. Questo è agli atti e questo glielo ha scritto Ordine per l'avvocatura del favore in aula, comune, è un atto ordine. pubblico che io ho Le chiedo di stampato chiudere, se la dall'albo Pagani ha pretorio. avuto il Quindi termine. questo è quanto ed è evidentemente. Poi ognuno disegna la realtà sulla base di quello che gli crede e soprattutto sulla base di quello che gli conviene. Però Se la diciamo che i Pagani la invito a documenti chiudere, e i grazie. fatti dimostrano esattamente quello che sto dicendo e dimostrano quello che ho detto in apertura. Non c'è una visione politica, non c'è una lungimiranza politica. L'unico obiettivo è, come dire, che rimanga un aspetto contabile, ma non politico, del bilancio. Altri interventi in aula? Prego, Cosarandi. Grazie. Io vorrei proprio approfittare della chiusura del discorso della consigliera Pagani per chiedere a voi o a qualcuno della giunta, allora, visto che quello che ha riferito non è vero, di dare una spiegazione alternativa o almeno verosimile, perché quello che risulta agli atti è che il comune abbia evitato l'ennesima condanna per discriminazione. Quindi se qualcuno di voi volesse spiegarci quello che non abbiamo capito neanche questa volta, siamo qua.
Io vorrei partire condividendo quello che è stato detto sinora, perché ci troviamo qui a distanza di un anno a dire ancora le stesse cose. I conti sono in ordine, va bene, il comune è virtuoso, siamo stati bravi, ma non è un'azienda, lo vado a ripetere, però è importante, non è un'azienda il comune. Cioè abbiamo accantonato del denaro, ben venga, ma questo denaro non ha nessuna... Non c'è nessuna visione politica, io non ho intravisto nessuna visione politica dietro per fare degli investimenti e soprattutto voglio partire dal principio, se siamo arrivati ad ottenere questi risultati economici è stato a fronte di sacrifici molto importanti. Che cosa è stato sacrificato per poter arrivare a questo punto in tutti questi 7 anni di governo? I conti sono in ordine, ma che cosa è stato sacrificato? Vi siete chiesti come mai le persone non sono contente più di vivere in questa città? Perché allora o ascoltiamo delle campane diverse o mi pare di capire che non ci sia la giusta attenzione. Al di là del discorso molto importante sulla grave carenza di assistenza di ore educative che si è venuta a verificare per quanto riguarda la disabilità, i problemi sono tantissimi. Ci siamo ritrovati qua un mese fa a parlare di scuole. Va bene, ci sono i fondi del PNRR, ci mancherebbe altro, complimenti, siamo riusciti ad ottenerli, ma ci sono anche altre carenze manutentive nelle scuole. Siamo stati qui delle ore alla presenza delle famiglie. Io mi sono vergognata quando a un certo punto qualcuno ha pensato di far notare che non era giusto far perdere del tempo ai commissari o ai componenti della giunta a parlare di ascensori e di lavagne. Quindi, si parlava di scuola, quindi di che cos'altro potevamo parlare? Forse di una bottega o di un tagliaerba, non lo so. Quindi un ascensore che non funziona, che è un ascensore che appartiene ad una scuola che ha 40-50 anni, va bene, vogliamo dare ancora la colpa al malgoverno della sinistra, va bene, ci prendiamo la colpa che le scuole siano in cattivo stato di manutenzione, ma voi siete al governo da 7 anni, signori, e in 7 anni di cose ne potevate fare tante. Che ci siano dei problemi, le famiglie e i cittadini lo continuano ad evidenziare e voi continuate a dire che siamo noi che le inventiamo. Volevo anche richiamare brevemente al discorso della casa albergo. Ci siamo anche incontrati io e Montrasio e mi ha rimproverato di non aver partecipato al Consiglio Comunale. Grazie, per aver scelto di rimanere fuori con centinaia di persone che rischieranno di rimanere in strada. Io ho scelto di rimanere fuori ad ascoltare quelle persone e avrei gradito che almeno o all'inizio o alla fine qualcuno di voi, e ho visto solo il consigliere Valsecchi, avesse fatto cenno almeno ad Chiedo anche a interessarsi. lei di stare, come ho Ho chiesto al capito. Prendo lo stesso consigliere di tempo che ha stare. preso Montrasio per Assolutamente, però vi chiedo di rispondere. stare sul rendiconto. Grazie. Grazie. Quindi avrei preferito che qualcuno si facesse vedere. Ripeto, ho visto solo il consigliere Valsecchi. E la questione della casa albergo ritengo che sia comunque rilevante al di là della presenza del Consiglio Comunale per parlare di investimenti, perché se si mette nel piano degli, si sceglie di destinare al piano delle alienazioni un edificio che contiene, al di là di chi possa gestirlo, che tra l'altro è stata una fondazione scelta dalla Giunta e non dal centro-sinistra, quindi siamo stati accusati di prendere le difese della fondazione quando questo non è mai stato fatto, l'unica nostra preoccupazione era che fine potessero fare le persone ospiti della casa albergo. Abbiamo chiesto un incontro, qualcuno dei Prof. consiglieri. Cerami, io Ho la finito, ma fa invito parte di. a Ma va rimanere sul bene, rendiconto. ok, Stiamo parlando di concludo, un'altra va bene. questione. Come ho richiamato il signor Montrasio, anche a lei Va bene, giustamente, le ok. chiedo di stare Riguarda sul rendiconto. le scelte politiche di investire i soldi che abbiamo, perché altrimenti, anziché destinare al piano delle alienazioni l'immobile di via Benedetto Croce, si poteva fare un'altra scelta. Quindi per me questa fa parte di una scelta politica chiara e palese, ok? Tra l'altro l'atteggiamento è sempre lo stesso, siamo sempre noi che inventiamo i problemi. Meno male che il consigliere Bonato era seduto a fianco a me durante la riunione perché aveva tentato di registrare addirittura l'incontro, non capisco con quale scopo. Meno male che ce ne siamo accorti. Quindi, quando il nostro intento è soltanto quello di tentare di proteggere le istanze dei cittadini, io vorrei capire voi dall'altra parte che cosa fate? Perché io l'unico momento in cui sto vedendo le facce di alcuni di voi per strada adesso a presenziare i gazebi a parlare con le persone soltanto per sostenere Allora, la campagna consigliere Ramdi, sta alle europee. insistendo su No, una va bene. linea, cioè ha parlato
più della metà del tempo di tutt'altro che del rendiconto. No. Ma i gazebo di fine settimana non penso che rientrino nel rendiconto. E anche gli argomenti che sta trattando. Non è vero. Io stavo parlando della vicinanza. Per favore, chiedo ordine in aula intanto, sennò altrimenti io non ci sto capiamo. Parlando della visione politica. Chiedo silenzio, chiedo scusa un secondo. Grazie. Chiedo silenzio in aula intanto nel rispetto degli interventi di ognuno. Quindi richiedo intanto, sento troppo brusio, questo parlo in generale. Dopodiché, senza che ritorno sull'argomento, stiamo parlando di tutt'altro che della delibera sul rendiconto. Il gazebo va bene, ha dato un chiarimento sulla casa albergo, visto che anche il consigliere Montrasio ha giustamente citato l'argomento fuori dal contesto della delibera, però adesso se parliamo anche dei gazebi del fine settimana, penso che nulla c'entrino col rendiconto. Vi chiedo di parlare della delibera in corso. Grazie. Grazie Presidente, io credo che l'evidenziare che ci sia un vuoto di contenuti politici all'interno del bilancio sia specularmente quello che avviene quotidianamente nella città. Io per quello che ho portato l'esempio del gazebo, perché quello che avviene specularmente è essere distanti dalla cittadinanza e presenziare ed essere presenti soltanto per sostenere la campagna elettorale di un partito. Ma questo, consigliere, non so se mi sta provocando o se vuole una reazione da parte mia. Io ho detto quello che penso. Sì, però sta insistendo su una linea, sta facendo delle valutazioni soggettive su argomenti che non sono oggetto della delibera. Va bene. Non so se vuole arrivare a... Si è parlato di contenuti politici fino adesso. No, un conto i conti politici, un conto è andare a giudicare l'operato di un consigliere o di chi che sia nel fine settimana. Parliamo di vacanze, altrimenti a questo punto le mettiamo nel rendiconto anche queste. Non so, quindi le chiedo cortesamente di stare allora mi costringa a dover chiudere la sua discussione. Grazie. Visto che mi ha lanciato in là, allora mi ricollego dicendo che i soldi che vengono spesi all'interno di questo comune, abbiamo notato ultimamente, ma approfondiremo, che vengono utilizzati per sostenere la campagna elettorale di un candidato all'Europarlamento, perché abbiamo fatto due copertine sul giornale. Così Arbi, chiedo scusa, non le consento di proseguire su questi termini. Ma no, non posso far finire, con la scusa che devo far finire, se rimaniamo nei termini, lei sta sostenendo anche una cosa che a mio parere è grave. A mio parere è grave. Poi se ne assumerà le sue responsabilità. Certo che mi prendo le responsabilità. Lei sta sostenendo una cosa, secondo a mio parere, grave in quest'Aula e se ne assumerà le responsabilità. Questo però è un altro argomento. O stiamo sulla delibera o io devo togliere la parola. Questo è il mio ultimo avviso. Io sto sostenendo... Dopodiché, ripeto, sta facendo un percorso che... sta andando oltre Io i limiti. Sto parlando di come le risorse di questa città vengono destinate ad un determinato percorso. Non vogliamo usare la parola campagna, non la usiamo. Un determinato percorso. Quindi comunque approfondiremo in separata sede anche noi su come sono stati utilizzati i mezzi istituzionali negli ultimi mesi. Vado avanti. Rispetto ai dipendenti. I dipendenti servono a garantire dei servizi. Vedevo delle facce interrogative quando si parlava di anagrafe. Ultimamente l'anagrafe è stato addirittura inibito l'accesso al pubblico, ma ci si può accedere solo tramite prenotazione. È stato poi modificato dando la possibilità, mi sembra, agli over 65 di potersi prenotare oppure di accedere. Le questioni sono molte altre. C'è sempre il problema delle manutenzioni degli alloggi pubblici che continuano ad essere carenti, nonostante l'interessamento, l'ultimo atto proveniente dall'amministrazione di fare un censimento alle case popolari, giustamente corretto, ci mancherebbe, ma cerchiamo anche di occuparci di quello che è lo stato manutentivo degli alloggi di proprietà del comune, e questo fa sempre parte della visione politica e di investimenti che il comune sceglie consapevolmente di non fare. Niente, tornando sempre al discorso diamo la colpa alla sinistra, ci siamo un pochettino stancati perché vorremmo sentire invece che idee avete voi rispetto al futuro. Mi capita anche a volte di imbattermi in discussioni sui social network dove da ultimo il vice sindaco ha preso a parolacce, ha usato delle parole molto volgari rispetto a un cittadino che chiedeva soltanto come mai, se volete ve lo leggo ma mi sembra di cattivo gusto, chiedeva come mai i cestini non vengono svuotati adeguatamente. E per favore. Dopo, se vuole, chiedo che la faccio vedere a chiusura della discussione, se vuole può va bene, un'etica, io ho finito, grazie. Però stiamo andando, secondo me, fuori binario completamente. Spero che i prossimi interventi siano più pertinenti. Grazie. Altri argomenti, altri interventi in aula?
Consigliere Gatti, a lei la parola. Grazie Presidente, buonasera a tutti i consiglieri, buonasera a tutti i cittadini presenti questa sera in aula. Allora, mi sono messo il timer perché non voglio rubare tempo, i tempi miei, eccessivamente tempo ai miei colleghi, e perché mi ero segnato alcune cose molto puntuali da osservare sul bilancio, che però sono state un pochino, diciamo, rimischiate le carte dalla presentazione che ha fatto il sindaco questa sera, che ho trovato interessante, probabilmente non per gli stessi motivi per cui l'ha trovata interessante il sindaco, in realtà abbastanza diversa rispetto a tutto il lavoro che è stato fatto in commissione. Sicuramente il tema principale è l'avanzo libero, che è un tema tecnico, ma è un tema prettamente politico, ma ci torno fra qualche minuto. La cosa che è già stata sollevata dai miei colleghi di opposizione è relativa alla spesa del personale, all'andamento della spesa per il personale, che, siccome il signor sindaco, come sempre, come sua abitudine, prende a paragone il 2017, possiamo dire che dal 2017 a oggi è crollata del 20%, è scesa di meno 5,4 milioni, a fronte addirittura di un aumento di circa 1,5 milioni, quindi in realtà il differenziale sarebbe stato ancora più ampio senza quell'aumento, il che significa fondamentalmente due cose: o c'è meno personale, o quel personale viene pagato meno. Noi riusciamo a fare entrambe le opzioni, e basti guardare gli stessi dati che sono stati forniti dal sindaco questa sera. Solo nell'ultimo anno il saldo complessivo del personale è di meno 21, che però non è il totale delle persone che hanno smesso di lavorare al Comune di Sesto nell'ultimo anno, quello è meno 48, perché il saldo è meno 21 a fronte di 27 assunzioni, quindi c'erano 48 dipendenti alla fine del 2022 che alla fine del 2023 non lavoravano più all'interno dell'ente. Il 10% dell'organico. Quindi, oltre ad avere meno personale, oltre ad averlo pagato meno, e dopo arrivo a perché pagato meno, abbiamo anche del personale che va via con un turnover alto, perché il 10% è un turnover alto, e quindi con realisticamente quella che potrebbe verificarsi, cioè quella di una perdita di competenza all'interno dei settori dell'ente. Perché se io ogni anno ho un trend dove il 10% delle persone che hanno lavorato almeno per un anno all'interno dell'ente va via, pian pianino col tempo perderò le competenze, come è evidente a tutti. Sul perché pagate meno non mi dilungo, ma bastano due parole, cioè la fondazione Generiamo paga meno quanto paga il comune per avere lavoratori che offrono lo stesso servizio, quindi si verifica un risparmio e quindi di fatto abbiamo dei lavoratori che lavorano per il comune, lavorano per tutti i cittadini, pagati meno dei loro colleghi, e quindi abbiamo servizi che si andranno a svuotare, meno personale e personale pagato peggio. Io non ho sinceramente idea di come questo possa essere un dato positivo per il comune di Sesto San Giovanni. Non mi ragguaglio di come si possa, in tutta sincerità, fare questo tipo di analisi e dire che il comune sta meglio grazie a questa situazione del personale. Il comune non può stare meglio con questa situazione del personale. E arrivo all'avanzo libero. Solo per quest'anno registriamo 8,7 milioni. È una cifra spropositata, è altissima. Io non vedo l'ora, ma positivamente intendo, che fra un mese, due mesi, tre mesi, quando sarà, questo consiglio si riunisca per parlare di come spendere questi 8,7 milioni di avanzo. Ci sarà una bella variazione, un impegno, ci racconterete dei progetti, perché 8,7 milioni sono tantissimi. Per darvi misura, l'anno scorso il comune di Sesto, da addizionale comunale IRPEF, ne ha incassati 10,8. Praticamente la differenza tra tutto l'IRPEF che incassiamo e i soldi che in un anno non siamo riusciti a spendere è di 2 milioni. Se fossero solo soldi che provengono dall'IRPEF, vuol dire che 4 su 5 noi li abbiamo spesi. Ovviamente non è solo così, ma vi dà la dimensione di quanto grande sia questo 8,7 milioni.
che non sono solo risorse che oggi possiamo spendere, ma sono risorse che noi abbiamo chiesto l'anno scorso ai cittadini, ai contribuenti, e che non siamo stati in grado di spendere. E questo è molto, molto preoccupante. Do un'altra misura di quanti siano, anzi no, mi fermo un attimo sull'IRPEF perché prima l'ho citato la consigliera, la capogruppo Pagani. Noi abbiamo presentato come opposizione due ordini del giorno sul tema dell'IRPEF, uno che chiedeva l'innalzamento della soglia di esenzione da 12 a 15 mila e uno che chiedeva di fare come fanno molti comuni, sia di centrosinistra che di centrodestra, cioè di creare degli scaglioni per avere una fiscalità più giusta come previsto dalla nostra Costituzione. Questo bilancio che oggi votiamo ci certifica che noi lo possiamo fare, che noi l'anno prossimo, anzi, fra qualche mese a dicembre, avremo la possibilità di fare questa scelta, avrete la possibilità di fare questa scelta. Se non lo farete, e poi dopo 3 mesi verrete in consiglio a presentare un nuovo fantastico bilancio con 8,7 o più milioni di avanzo, sarà chiaro ancora una volta che avete disatteso un impegno e che avete la possibilità economica di farlo. Anche perché, signor sindaco, lei prende sempre il 2017 a parametro. E oggi ci ha raccontato come lei e la sua giunta siano riuscite a far uscire questo comune dal piano di rientro del palinsesto con anni di anticipo. Quel piano però è costato il massimale delle tasse e il massimale delle tariffe per tutti i cittadini. E nonostante nel 2021 sia finito il piano, quelle tariffe e quelle tasse sono rimaste al massimale, non sono mai scese. Oggi questo bilancio certifica che dal prossimo preventivo voi avete le mani libere per fare delle scelte, anche per scegliere di abbassare le tasse, partendo proprio dall'IRPEF, da quell'IRPEF che ci ha trovato tutti d'accordo qui solo pochi mesi fa. Vado a concludere. Mi lancio una provocazione, proprio per dare la misura di quanto 8,7 milioni di avanzo siano una cifra esorbitante, più di quasi l'11% del totale incassato in media nel comune negli ultimi 3 anni. Se noi decidessimo, anzi se voi decideste di utilizzare quegli 8,7 comuni, potreste rendere tutti i servizi a domanda individuale del nostro comune gratis. Perché quello che è coperto dai cittadini è 4,8 milioni, la metà. Ovviamente non vi consiglio di farlo perché ci sono una serie di motivi per cui è bene che comunque rimanga così, ma per darvi il senso, solo impegnando la metà di quello che voi non riuscite a spendere, potreste rendere gli asili nido, i centri ricreativi estivi, centro diurno disabili, piccoli e grandi, l'assistenza domiciliare, il servizio pre-post-scuola, potreste coprire interamente tutti questi servizi. Rendetevi conto non del fatto che dovreste fare così, non è il mio suggerimento, ma dell'enormità del danno che si fa a una comunità non essendo in grado di spendere quasi la totalità delle risorse. E vado a concentrarmi sui servizi a domanda individuale. Leggendo il servizio preposto scuola, e qui è un invito davvero anche col cuore da un certo punto di vista all'amministrazione, io ritengo che sia disdicevole fare cassa su quelle famiglie che la mattina o il pomeriggio hanno bisogno di un servizio come il preposto scuola per coniugare la vita lavorativa e la vita dei figli. Perché qui non si tratta di coprire l'interezza della spesa. Voi avete registrato il 36% di profitto sulla spesa del pre-post scuola, un dato che significa aver preso soldi che non servivano per coprire quel profitto, per coprire quel servizio, per fare profitto da madri, padri di bambini di 5, 6, 7, 8, 9 anni che vanno al lavoro presto la mattina e hanno bisogno del pre-scuola o tornano dal lavoro tardi e hanno bisogno del post-scuola. Questo è il genere di cose che fa male alle famiglie, fa male all'occupazione, soprattutto quella femminile, e che comunque non sarebbe necessaria, visto che appunto di soldi il comune a quanto pare ne ha tanti, e quantomeno non fare cassa andando in surplus sui servizi sarebbe il minimo. Non voglio rubare altro tempo agli altri Mancano consiglieri. 5 minuti di gru, Sì, 5-6 no, li minuti di lascio gru. al consigliere Cagliani che seguirà. Faccio solo una parentesi su piccoli e grandi, per cui ringrazio gli uffici per avermi fornito tra ieri sera e questa mattina le informazioni, o almeno parte delle informazioni che richiedevo. L'anno scorso il preventivo è andato in votazione a maggio, non a dicembre, a maggio del 2023, e si è assegnato come spesa prevista per i piccoli e grandi
62,6 mila euro per un servizio che non era aperto, per un servizio per cui voi prevedevate 15 mila euro dirette che non avete incassato perché quel servizio non c'era, ne avete incassati solo 1.600. Io l'ho chiesto in commissione, non mi è stato fatto, non mi è stato detto che il servizio era chiuso, ma ne eravamo consapevoli. Mi è stato detto solo questa mattina tramite una mail, quindi ho avuto conferma che l'amministrazione comunale sapeva di aver messo nei servizi a domanda individuale un servizio che l'anno scorso non c'era per i cittadini, ma per cui era previsto che pagassero delle rette. Per cosa? Grazie. Grazie a lei. Altri interventi in aula? Non ci sono altri interventi in aula? Prego, chiedo scusa, non l'ho visto. José Cagliani Sono stato ha la annunciato, parola. quindi Giustamente. subito. Vado via veloce perché il tempo che ho sono 10 minuti. Dovrei restarci. Faccio solo una piccola premessa, ma lo chiedo a lei, Presidente, e ai capigruppo convocati. Noi abbiamo sempre 5 minuti per discutere del rendiconto e del bilancio, che sono i due documenti fondamentali. Quando il regolamento prevede 10 minuti per una delibera normalissima, più 10 minuti se uno vuole andare oltre. La risposta Il buon la senso? do giustamente, ha fatto la Ok? domanda, Cioè i tempi di discussione del bilancio e del rendiconto qui ci sono, si discute vengono tutto lo scibile umano discussi in nel capigruppo. rendiconto e nel bilancio. Mi sembra che ci sia una proporzione non corretta. Registro, ho scritto l'intervento, quindi spero di stare nei tempi. Registro che il dato contabile finale è positivo per 54 milioni e 500 mila euro, che tolti gli importi accantonati e quelli vincolati da un totale disponibile, per 8 milioni e 782, come è stato ricordato più volte stasera. Una buona notizia per le casse comunali, una cattiva notizia per la nostra comunità, perché questo interessante importo doveva e poteva essere utilizzato in corso d'anno per rispondere ai tanti bisogni dei nostri cittadini, visto che l'ente locale per sua natura non è chiamato a fare utili, ma con tutta la prudenza necessaria è invitato a chiudere il bilancio a somma zero. Quali sono questi bisogni insoddisfatti? A me come opposizione tocca evidenziare i bisogni insoddisfatti, poi voi evidenzierete i bisogni soddisfatti. E parto da due missioni di cui abbiamo parlato poco o niente in questi 2 anni di Consiglio Comunale. Lo sport. Faccio una premessa. Nel 2023 il CONI ha premiato il Comune come città europea dello sport 2022, certificando, cito, l'attenzione dell'amministrazione comunale verso la promozione della salute e dell'inclusione delle disabilità attraverso lo sport. Non capisco che tipo di attenzione, visto che non ricordo iniziative per la promozione della salute. Né mi risulta che l'amministrazione sia tra i promotori o abbia sostenuto, almeno economicamente, utilizzando questi quasi 9 milioni, iniziative sportive a favore dei disabili, quali ad esempio il trofeo Baskin o il sitting volley, di cui abbiamo assistito recentemente a una giornata intera di manifestazioni. Sempre il CONI scrive. Contestualmente ha certificato il CONI il livello degli impianti sportivi nel territorio riqualificati che hanno reso accessibile a tutti i cittadini la pratica di uno sport. Ma se avete trasformato la piscina comunale scoperta in un lido privato e quindi reso meno accessibile a tutti i cittadini la pratica del nuoto, e la piscina Olimpia quando sarà a disposizione dei cittadini? Perché non avete riqualificato la pista di atletica al Dordoni? Palestra di allenamento per campioni nazionali e olimpici, con allenatori di pari livello che ancora oggi vive di vita precaria senza certezze per il proprio futuro. E il campo Falck, chiuso ormai da anni, e il Gias Basket che minaccia di andare altrove perché non ha un impianto idoneo a disputare le partite? Vantate pure, sempre nello stesso documento, la creazione di una consulta apposita. Ma se la consulta esiste dal 1995, Presidente Mabel Bocchi, sostituita dal sottoscritto nel 1996. Quel premio è solo chiacchiere e distintivo. La cultura, un argomento completamente trascurato da voi in questi 2 anni. Manca un vero programma culturale da parte vostra che recuperi il senso di appartenenza alla nostra città,
che favorisca luoghi e occasioni per l'incontro e il dialogo fra i cittadini. Fatte salve le iniziative lodevoli organizzate dal settore cultura o dagli amici della biblioteca, fatico a leggere tra le righe una vera politica culturale che coinvolga e sostenga anche solo economicamente, sempre utilizzando quel saldo disponibile, tutte le associazioni impegnate a fare cultura sul territorio. Anzi, è già in atto un impoverimento dell'offerta culturale presente in città. Abbiamo perso l'archivio Sacchi, voluto dalle precedenti giunte di sinistra in accordo con ISEC, legato a filo doppio alla nostra storia industriale con i suoi 400 modelli e prototipi, 8.000 disegni, più di 10.000 immagini e filmati, svuotando così lo spazio MIL di significato. E quando andrà via la Campari, perderemo anche la Galleria Campari con le sue 3.000 opere su carta, i suoi manifesti e le grafiche pubblicitarie? Perché l'ISE, che è stato ridimensionato nei propri spazi e fatica a consolidare il proprio rapporto con l'amministrazione comunale? Perché in questi 7 anni non avete coltivato il buon rapporto esistente tra l'università e la città in un dialogo fecondo per entrambe, così da evitare che possa andarsene altrove come ha già minacciato di fare? Vado velocemente su altre missioni. Abitare, o casa che dir si voglia, casa albergo. Avete fatto un disastro. Abbiate pazienza. Avete affidato la gestione di questo bene a persone di dubbia onestà che ospitano insieme a cittadini bisognosi che non avete voluto incontrare, pusher e prostitute, l'ha detto il sindaco. Non è roba mia. In tutti questi anni, cioè dal 2019 se non ricordo male, non avete fatto neppure i controlli necessari per evitare che la situazione degenerasse, ve ne siete accorti adesso. E stavolta non potete neanche accusare la sinistra, perché questa è una responsabilità tutta e solo vostra. I SAT e i SAP non sono sufficienti a dare risposte al bisogno di casa, ma da voi in questi 7 anni non una proposta seria. Avete detto che le politiche precedenti contro gli sfratti erano fallimentari. E voi cosa avete fatto? Nulla. Ve ne state completamente disinteressando, nonostante siano coinvolti dei minori. La salute, casa di comunità, verrà pronta non so quando, ma una sola per una città di 80.000 abitanti non è sufficiente. Lo riconosce anche la legge istitutiva delle case di comunità. Il nostro ospedale, sempre in pericolo di chiusura, che nel tempo si è svuotato di funzioni importanti per la sua sopravvivenza, e l'amministrazione non interviene, non si fa sentire con i livelli istituzionali superiori, non informa la cittadinanza, non un'iniziativa, solo un grande silenzio. Edilizia, l'importante è occupare gli spazi abbandonati e incassare i diritti edificatori, forse gli unici diritti che vi vedono coinvolti, senza concordare con il privato spazi ad uso pubblico, magari a scomputo oneri, visto il buon andamento della cassa. Un'assoluta mancanza di regia. Moschea, come la chiamate voi. Avete brindato quando è uscita la notizia che la comunità islamica aveva perso il diritto di costruire. E allora? Il problema rimane. È ancora tutto lì. Cosa avete intenzione di fare? La comunità islamica è presente in città. Esiste. Siete andati anche alla fine del Ramadan. Il diritto di culto è un diritto costituzionale. Cosa fanno? Continueranno a pregare e ritrovarsi nella tensa struttura? O torneranno a pregare negli scantinati di diversi edifici? Cosa ne facciamo di questi concittadini che hanno attività commerciali importanti in città, che gestiscono imprese edili, che fanno le pulizie nei nostri condomini, che assistono i nostri anziani? Ditecelo per piacere, se avete un'idea. E fatelo sapere soprattutto alla comunità islamica. Servizi demografici, l'hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto, scontano un disservizio. Io ho visto durante il periodo invernale code di cittadini che si allungavano nella piazza antistante l'ingresso al palazzo comunale anche in tarda mattinata solo per avere un documento. Nessun commento dell'amministrazione. La sicurezza che è un vostro tema carissimo.
Purtroppo la situazione pesante in alcune zone della città sta a dimostrare che non sono sufficienti le telecamere e l'esercito in aggiunta alle altre forze locali, perché tutti intervengono a reato commesso. Ma il cittadino chiede soprattutto di poter frequentare la propria città a qualsiasi ora senza la paura di diventare vittima di malavitosi. Per un territorio più sicuro occorre lavorare anche sulla prevenzione, ma questo aspetto del problema non è nella vostra agenda. Credete sempre solo al manganello, come diversi rappresentanti istituzionali della Lega e di Fratelli d'Italia hanno dichiarato in un recente incontro tenuto nella Casa delle Associazioni. La metropolitana. Siete al governo da 7 anni e la situazione è la stessa del 2017. Il capolinea è sempre in piazza Primo Maggio. Notizie al riguardo? Zero assoluto. E infine la Casa della Ricerca e della Salute. Leggo sempre più spesso articoli di stampa che, giocando sul tema delle bonifiche, seminano dubbi e cercano di rallentare o comunque disturbare il processo di costruzione, sapendo benissimo che l'area interessata è interamente e perfettamente bonificata e che semmai il problema riguarda la parte privata, ma l'amministrazione tace, non replica, non interviene a precisare e confermare l'iter operativo. Avete dichiarato e scritto nel programma questo intervento pubblico, intestandovelo. Beh, fatelo sapere anche a chi continua ad alzare paletti. Per Sesto è il progetto dei progetti, un'assoluta eccellenza. Voi siete legittimamente il governo di questa città, grazie al voto del 52% del 42% degli aventi diritto. Ma la fiducia dei cittadini è purtroppo mal riposta, vista la vostra incapacità nell'affrontare i problemi della città e nel costruire possibili soluzioni. Concludendo, se posso parafrasare il famoso discorso di Robert Kennedy, quando diceva che non può essere il PIL il misuratore della felicità degli americani, allo stesso modo non può essere il rendiconto il misuratore del grado di soddisfazione della vostra gestione da parte dei nostri cittadini. Grazie. Grazie a lei, per favore. Altri interventi in aula? Prego, Oxe Pogliaghi. Grazie Presidente. Allora, mi ero scritto, preparato un intervento, l'ho stracciato dopo quello che ho sentito e andrò completamente a braccio, perché veramente ha dell'incredibile quello che abbiamo sentito stasera. Allora, premesso che parliamo di rendiconto, quindi 2/3 degli interventi non erano sul rendiconto e vabbè, ho apprezzato molto, anche se non condividendo, adesso vediamo alcuni punti. Gli interventi invece centrati sul rendiconto del consigliere Gatti, ma anche in parte del consigliere Cagliani, dove però mi corre l'obbligo fare alcune precisazioni. Senza fare nessuna lezioncina, visto che molto spesso me lo ricordate, però banalmente, come dire, iniziamo a partire dal fatto che l'avanzo libero è fondamentale per far andare avanti una città come Sesto. Cioè Sesto non è il paesino gestito con i 4, come dire, amici al bar, ma mettiamo i soldi di qua, ma mettiamoli di là, adesso diamo tutti i soldi e facciamo non pagare più, come dire, i servizi a domanda individuale, o moltiplichiamo le ore a supporto. Importantissime, per carità, sono raddoppiate, se non mi ricordo male un mio intervento di ormai un annetto fa. Però ovviamente ci vuole equità per tutti, ma soprattutto ci vuole una gestione strutturata del comune. Vuol dire che l'avanzo libero serve a moltiplicare risorse. Il sindaco ha citato, non riparto dal 2017 in cui il comune era in fallimento, cioè noi abbiamo ereditato un comune in cui bisognava consegnare le chiavi, questo è chiaro, spero a tutti, che era fallito, tecnicamente fallito il comune, dopo tutto quello che era stato fatto negli anni precedenti. Però a parte questa cosa, nel 2022 il sindaco ha indicato che è stato speso quasi tutto l'avanzo libero nei fondi PNRR. Doveva finire la piscina, la riqualificazione della piscina. Senza avanzo libero, senza fondi, non si fa, eh? Dovevano finire tutte le altre
operazioni strutturali sulle scuole, fondi PNRR o fondi regionali, benissimo, ma senza metterci dentro una parte di progettazione del comune, che non sempre sono solo i tecnici, non può essere limitata ai tecnici comunali, ma magari sono progettazioni di studi esterni, non si partecipa, i bandi non si vincono, le scuole non si rifanno, gli asili. Qua crollava tutto, non solo il comune era tecnicamente fallito, era completamente disastrata il patrimonio edilizio del comune, perché era 72 anni che non si faceva niente, niente. Cioè l'ascensore che non funzionava, per favore, sta facendo la sua discussione, io chiedo rispetto, come c'è stato anche per voi. Per favore, chiedo scusa, silenzio in aula, parla il consigliere Pogliaghi. Grazie. Dico quello che ho visto. La scuola media Forlanini, la scuola media Martiri che io ho frequentato, come alcuni di voi che hanno frequentato gli stessi quartieri, erano in una situazione di disagio per le infrastrutture, per gli impianti, nel 1985. E così purtroppo sono rimaste. È il 2024 e ci siamo insediati nel 2017, ma noi dal 2017 al 2021 abbiamo sanato tutto quello che c'era indietro, perché purtroppo il bilancio armonizzato, e torniamo alla questione del bilancio di impresa, il paragone sull'impresa, il bilancio armonizzato nelle pubbliche amministrazioni c'è per legge dal 2011, ma qua non era utilizzato probabilmente. È come se fosse stato utilizzato il bilancio comunale per cassa, un utilizzo per cassa che è quello che ha portato al disavanzo che abbiamo osservato dal 2017 in poi. Quindi cerco di andare un po' a concludere con altre piccole osservazioni, tipo sulle strutture sportive. Il Lido ha reso impossibile la possibilità di nuotare. Allora, c'era una piscina chiusa da anni. Cara grazia che è stato fatto il Lido, che con 8 euro, io personalmente, ma anche i miei figli, ma anche mia madre che ha 80 anni, che gli piace fare una mezza giornata, entra nel Lido, mette giù il suo asciugamano, sta lì mezza giornata, 2 ore, 3 ore, eccetera, eccetera, e diventa una disponibilità per tutti. Queste cose qua vuol dire equità, cioè vuol dire per tutti i cittadini, perché è vero che noi potremmo dire va bene, prendiamo tutto l'avanzo libero, ammesso che si possa, non credo che si possa tecnicamente, non lo so, e quindi non faccio proposte in questo senso, ma prendiamo e lo mettiamo in questo momento a azzerare l'IRPEF fino a 25.000 euro, dico una stupidata qualsiasi, azzerare l'addizionale comunale IRPEF, scusate per la maggior precisione, fino a 25.000 euro, lo brucio tutti e tutti gli altri? Quindi queste non sono proposte per seguire, sono un punto di vista completamente diverso. Poi si può migliorare sempre, quando facciamo il previsionale, ci confrontiamo, lottiamo nella commissione, vediamo dove si può mettere bene i soldi da una parte piuttosto che dall'altra, però non è che si può andare così a un rendiconto a sparare, come dire, la qualsiasi su quello che avviene. C'è dietro un'idea, sicuramente, c'è dietro una struttura, c'è dietro un lavoro strutturato, c'è dietro il fatto che tecnicamente quando l'avanzo libero cresce e quando la cassa cresce e quando i residui crescono, vuol dire che il bilancio è sano, perché se qualcuno contesta che i residui attivi non sono veri, crescono troppo, sarebbe un disastro se fossero fittizi, perché la cassa crollerebbe a zero. Ricordiamo la cassa di 300.000 euro nel 2017, gruppo comunale, un'amministrazione comunale con 300.000 euro di cassa che non può pagare gli stipendi è tecnicamente fallita, cioè vuol dire che non può pagare gli stipendi ai dipendenti. Okay, cioè, forse non so se è molto chiara questa cosa. Mi fermo qua, ce ne avrei per altra mezz'ora, ma penso che il tempo sia esaurito. Grazie. Grazie a lei.
Altri interventi in aula? Signor Foggetta, posso strappare una promessa? Che non ci parla di salamelle. Che non parlo di salamelle, no. Vengo, a lei la parola. Vengo al prossimo gazebo della lista di Stefano Sindaco a rubarne qualcuna. E, niente, allora, bene. Ho ascoltato e riascoltato anche più di una volta. Vi devo raccontare che io ultimamente sto ascoltando spesso le commissioni da casa perché in questo modo riesco anche a tenere il bambino. Quindi, però, vengo molto distratto durante il momento delle commissioni e quindi mi tocca riascoltarle quando mi muovo per la città. E tra le tante cose che ho ascoltato in questa ultima commissione sulle delibere che stiamo andando a discutere questa sera, quella che mi ha più particolarmente impressionato è tutto il discorso rispetto alle 27 assunzioni, di cui io penso possiamo andare fieri. Sentire che nel nostro comune 27 nuovi dipendenti sono arrivati è qualcosa che mi inorgoglisce, che mi inorgoglierebbe se nello stesso momento non si leggesse sui documenti, si leggesse sui documenti, non si ascoltasse in commissione, perché questo si fa ben fatica a dirlo, che a fronte di 27 assunzioni ci sono, a fronte sì, di 27 assunzioni ci sono 48 cessazioni di contratto. Quindi io non direi che abbiamo assunto 27 persone, direi che siamo andati sotto di 21 dipendenti. E tutto questo quindi fa un po' a pugni col fatto che ci si vanti di aver fatto un risparmio sui dipendenti e le dipendenti. Soprattutto fa pugni col fatto che io penso che anche voi ci parliate con le persone che vivono qua dentro, che vivono tutte le loro giornate lavorative qui dentro, e io penso che anche con voi si lamentino del fatto che in ogni settore c'è un'incredibile carenza di personale, in ogni settore. Anzi, vi chiedo di dirci in quale settore manca questa lamentela della carenza di personale. Carenza di personale affiancata da un forte invecchiamento dei dipendenti e delle dipendenti. Quindi quest'anno sono state 48 cessazioni di contratto, molti per pensionamento. Forse l'anno prossimo saranno di più, anzi. Immagino che voi abbiate i dati di quante saranno le persone che andranno a cessare per pensionamento l'anno prossimo e i prossimi anni. Però diciamo che abbiamo assunto 27 persone, dicendo anche in quali settori, quale persone, quale titoli siamo andati ad assumere. Io però mi chiedo quindi se è stata fatta, se si è fatta una stima effettivamente a fronte di questi 21 dipendenti in meno, a fronte di questa lamentela per l'invecchiamento e per la costante carenza di personale, mi chiedo se si è fatta una stima del fabbisogno reale di ogni servizio in questo comune. Si è fatta? Me lo auguro, altrimenti ci sarebbe un grosso problema, visto che molti servizi continuano a non funzionare, molti servizi hanno all'organico un dipendente o una dipendente, cosa che non è normale in una città come Sesto San Giovanni con oltre 80.000 abitanti. Ma noi ci vantiamo di aver risparmiato 5 milioni di euro sui dipendenti e andiamo avanti. E qualche volta mi permetto di dire, forse usiamo anche male i soldi in questo senso. Mi viene da dire, ho scoperto di recente che ad esempio tra le tante assunzioni, tra le 27 assunzioni dell'ultimo anno, si è assunto anche un nuovo dirigente per l'ICT, quando in realtà in passato, prima dell'esternalizzazione di questo settore, c'era già una persona che faceva da dirigente dell'ICT. Quindi mi chiedo, invece di andare a fare questa assunzione ex 110, quindi un'assunzione a chiamata, perché non si è cercato all'interno dell'organico in modo da poter cercare con quella stessa somma magari andare a trovare
più di un dipendente che potesse andare, che ne so, a qualche sportello. Perché non si investe in assunzioni, ad esempio nel campo, lo dicevano poco fa anche altri miei colleghi, nel campo educativo? Visto, pensiamo al futuro, a breve dovrebbe arrivare la nuova scuola Montessori nel villaggio Falck. Come pensiamo di riempirla quella scuola con i dipendenti della fondazione? Pensiamo di darla in gestione alla fondazione Generiamo, che oggi fa fatica a trovare dipendenti e dipendenti vista la debolezza salariale di chi lavora in fondazione? Oppure penso, da qui a fine anno, mi pare che dovrebbe essere entro novembre 2024, dovrebbe arrivare il nuovo sportello polifunzionale, ma come lo riempiamo uno sportello polifunzionale se siamo già in carenza di personale? Si è pensato di assumere nuove persone? Lo si farà quest'anno, lo si farà all'ultimo momento quando arriverà lo sportello? Si è pensato di formare il personale già esistente? Perché lo sportello polifunzionale non è soltanto, in teoria non dovrebbe essere soltanto una ristrutturazione degli spazi, dovrebbe essere anche dare la possibilità a chi ci lavora dentro effettivamente di saper fare quello che va fatto. E uno sportello polifunzionale non è la stessa cosa di un'anagrafe semplice, di un altro ufficio semplice, quindi probabilmente il personale andrebbe formato. Lo si sta facendo, lo si è fatto in questa scorsa annualità di cui stiamo parlando? Lo si pensa di fare in questa? Lo spero. Però noi ci vantiamo dei 5 milioni di risparmio fatti sul personale e ci vantiamo degli 8 milioni e mezzo, quasi 9 milioni, 8 milioni e 7, quasi 9 milioni di avanzo libero, che sono un meraviglioso modo per pagare uffici tecnici esterni, diceva poco fa il consigliere Pogliaghi, per esempio. E sono d'accordo con lei. Sarebbe perfetto se si fosse, ma d'altra parte se non sbaglio, due conferenze dei capigruppo fa, consigliere Pogliaghi, fu proprio lei a dire che gli altri comuni fanno tanti consigli comunali perché loro hanno dei problemi che noi abbiamo già risolto. Quindi noi, lo possiamo dire, viviamo nel comune migliore di tutta Italia, anzi nel comune migliore del mondo. Siamo il famoso comune limitrofo di tutti i comuni. Siamo quello dove si sta meglio. Qui l'erba è sempre la più verde. Ma a me questo non sembra. Io sarei d'accordo con lei di lasciare lì quell'avanzo libero per andare a pensare successivamente a che cosa farne se fossimo in una città dove non ci sono problemi. Ma invece i problemi continuano ad esserci. Questa sera si è parlato di politiche abitative, ci sono decine, centinaia di nuclei familiari che rischiano lo sfratto, e allora perché non si è pensato prima di trasformarli in avanzo libero quei soldi, di utilizzarli anche per dare risposte in questo senso? Tra l'altro trovo abbastanza assurdo che in una città con questa situazione si vendano all'asta 4, 5, non mi ricordo quanti appartamenti, tra l'altro a prezzi decisamente troppo alti secondo me per essere vendite all'asta. Però evidentemente il problema delle politiche abitative da quella parte non si vede, da questa si vede troppo. Eppure l'ultimo consiglio comunale, consigliere Montrasio, ce lo siamo persi perché eravamo qui sotto per un altro consiglio, lei diceva un altro consiglio di cui non vedevo il senso. Io l'avrei invitata, anzi l'abbiamo invitata a scendere, magari il senso l'avrebbe trovato, perché quella sera non c'erano pusher e prostitute, non c'erano pusher e prostitute come da affermazione del sindaco, che tra l'altro è un'affermazione che abbiamo trovato vergognosa e irrispettosa, tutti, anche dei consiglieri della sua maggioranza e anche un assessore della sua maggioranza in una riunione, della quale mi auguro che prima o poi abbia la decenza di chiedere scusa. Ma forse quella sera avreste potuto dire in che modo siete arrivati ad avere un avanzo libero di 8 milioni e mezzo lasciandoli in quella situazione, perché questi soldi si sarebbero potuti utilizzare anche per questo.
oppure si sarebbero potuti usare, lo dicevo poco fa, per assunzioni di nuovi educatori ed educatrici, magari per andare a integrare il numero delle educatrici di Fondazione Generiamo con personale del comune, visto che troppo spesso, ne abbiamo discusso qualche commissione fa, a troppe famiglie è stato detto che non potevano avere il tempo pieno per i propri bambini e per le proprie bambine, perché evidentemente il personale era davvero poco. Oppure educatori per il servizio educativo scolastico, il sostegno scolastico a scuola, di cui poco fa ha parlato la consigliera Pagani in particolare. E se parliamo di disabilità, parliamo di PEBA. Perché quei soldi non sono stati utilizzati per rendere più vivibile questa città anche da quel punto di vista? Visto che per chi è in carrozzina camminare a Sesto oggi nel 2024 è davvero, davvero difficile, se non impossibile. Lo era anche nel 2017, può essere, ma ne sono passati di anni dal 2017, ne sono passati esattamente 7. Non parlo dei progetti di vita indipendente, perché in commissione non se ne poteva parlare, figurati se se ne può parlare in consiglio comunale. E poi sono contento che è arrivato l'assessore La Miranda. Parliamo di Sesto Futura. Io sono felice. Devo dire che la pagina dell'assessore La Miranda è una pagina che mi appassiona sempre, perché sempre presente, tra l'altro, l'assessore La Miranda parla sempre di questa Sesto Futura, è bella, mi piace. Futura è la mia canzone preferita di Lucio Dalla, quindi tutte le volte che lo sento mi emoziono un po'. E sono bellissimi i suoi post, assessore, sulla nuova illuminazione sestese. Sta di fatto che nell'ultima settimana, solo nel quartiere di casa mia, prima in via, adesso non mi ricordo, però alla fine di via Picardi, Viale Matteotti, in via 20 Settembre, in via Rovani, in via Damiano Chiesa, è un continuo avere quartiere. A me piacerebbe fare un concorso e dire a tutti quanti: stasera ditemi quale quartiere è rimasto senza luce, perché ogni sera, assessore La Miranda, vedo che la diverte questa cosa, ogni sera c'è una zona, una via o un quartiere di Sesto San Giovanni che rimane senza luce. Per me lo favore. Chiedo perché me, no, glielo, per favore glielo chiedo a lei, assessore, non sono io a gestire. Torniamo la cosa sulla delibera, grazie. Beh, è sulla delibera. Sì, no, dico, dopo la discussione non era sulla delibera. Oppure mi piacciono quelli che mi hanno appassionato tanto, sono stati dopo le piogge torrenziali di qualche settimana fa, non le ultime ma quelle di qualche settimana fa, i post sulle buche delle strade a Milano. Mamma mia, che vergogna le strade a Milano. Peccato che le buche nelle strade a Milano erano in strade non cementate di recente. A Sesto invece le buche, dopo quelle torrenziali piogge, perché ci sono state anche a Sesto, non sono state solo sulle strade di vecchia non cementate di recente, ma anche a quelle cementate davvero da poco. Penso davvero a via Rovani, quella dove abito, dove una persona che conosco molto bene sono 3 settimane che è a casa da lavoro, sta lavorando ma lavora a casa a distanza, una persona che conosco molto bene perché tanto bene da viverci insieme, perché scendendo dalla macchina con un semplice paio di scarpe da tennis è inciampata in una buca in via Rovani, dove la cementazione è stata fatta qualche mese fa. E quindi però noi parliamo delle buche nelle strade di Milano. Cosa si sta facendo e cosa si sarebbe potuto fare con questi 8 milioni di euro di avanzo libero che useremo per gli uffici tecnici, diceva Pogliaghi, esterni, rispetto al campo della conversione ecologica degli edifici pubblici? Cosa si poteva fare per rendere più attrattiva questa città, per evitare che le attività se ne andassero? Perché la notizia di oggi è quella di Coca-Cola che se ne va dopo Campari, che se ne va. Evidentemente le bevande qui a Sesto non piacciono più, dopo l'università, ma anche la cultura sappiamo che non è che faccia troppo impazzire. Ma se ne vanno a Milano.
quella tanto vituperata Milano, dove però evidentemente le attività trovano qualcosa di più attrattivo. Ma non solo quelle, non solo quelle grandi attività, anche le piccole attività, anche il fruttivendolo di via 20 Settembre se ne va, e se ne va anche perché è lì in quella zona tutti si stanno lamentando del fatto che quella incomprensibile chiusura di via Firenze stia togliendo ossigeno a tutte le attività, e forse un giorno l'assessore La Miranda ci spiegherà perché è stata chiusa, è stata non chiusa, ma è stato invertito il senso di marcia. Parliamo ancora di tutt'altro che non del rendiconto. Non mi pare. Parliamo io di penso, viabilità. Non io penso, che, io penso che con quegli otto... Sulle scelte ma di viabilità. Però, per Presidente, dai. Ci ha toccato quella fino adesso, però. Presidente, ma io penso di aver parlato di cose che si potevano fare con quegli 8 milioni e mezzo, ma quasi 9 senso milioni unico che di avremmo via Firenze, potuti. Penso. Anche il senso unico di via Firenze, perché quel senso unico di via Firenze ha tolto ossigeno alle attività commerciali della zona di via 20 Settembre. Dunque, e con quegli 8 milioni che manca un minuto. Approfitto per dire che manca un benissimo minuto nel suo interesse. Grazie. Ma guardi, ho finito. Penso che di poter chiudere su via Firenze, sulla viabilità di via Firenze, dicendo che mi sembra emblematica di una mancanza di visione, che in questo caso è urbanistica, ma che se parliamo di questo bilancio, di questa delibera, è anche politica e amministrativa. Perfetto, c'è un altro intervento in aula? Non ci sono più interventi. Posso intervenire un attimo? Prego, signora Pini, la parola. Buonasera a tutti. Scusatemi, stasera sono in condizioni veramente pietose, però veramente si è sentito la qualunque questa sera. Io sono rimasta basita, un po' sarò stordita sicuramente dall'influenza, però veramente non riesco a capacitarmi di quanto sia la sinistra sia arrivata a dire delle cose senza nessuna base e senza nessun fondamento. Allora, abbiamo parlato, mi sono presa degli appunti perché sennò veramente, tra l'altro ne ho presi pochi perché non riuscivo neanche a scrivere, comunque vabbè. Allora, soldi comunali utilizzati per la campagna elettorale, ho sentito un'accusa di questo genere, è veramente vergognoso. La cosa più strana, più che vergognosa, è che qui è a rischio querela, ragazzi. Io non so se chi è venuto fuori con questa frase si è reso conto della gravità di quello che ha detto. Io invito questa persona a chiedere scusa a tutta quest'aula per quella che è la sua affermazione, perché veramente mi stupisco, perché del resto lavora anche con il lavoro che fa, lavora anche in ambito stasera proprio faccio fatica a parlare. Però è incredibile come sia riuscita a dire una fregnaccia di questo tipo. E perdonatemi il francese, ma veramente vengono fuori. Mi sta stupendo. E una, tema Peba, mi risulta che vengono sistematicamente rimesse a posto i marciapiedi e le strade quando, qualora vengano rifatte. Poi se ci si aspetta che vengano rifatti tutti i marciapiedi e tutte le strade, ahimè, forse vi è passato un messaggio sbagliato, che siamo pieni di soldi, non è esattamente così. Poi, assistenza ai bimbi disabili. Allora, i servizi educativi per la disabilità necessitano... No, scusate, Salapini, così è Foggetta, però se voi portate il consiglio comunale su altri temi, ok, allora a questo punto è chiaro che qualche consigliere voglia dare una risposta. Io poi invito a stare sull'oggetto della delibera, però se aprite voi queste porte e poi non potete chiedere al sottoscritto di andarla a chiudere. Grazie. Prego, Serapini. Dicevo che i servizi educativi per la disabilità necessitano di soldi strutturali e l'avanzo non è un fondo strutturale. Quindi usare l'avanzo libero sui servizi significa che quest'anno possiamo dare 2 milioni di euro e l'anno prossimo un milione e mezzo, se l'avanzo libero lo consente, altrimenti niente. Nel 2016 coprivamo il 50% delle ore e governavate voi. Voi, ok? Il 50%, adesso gli importi specifici non me li ricordo, ma eravamo
sotto al milione di euro, signori. Che strano che improvvisamente, come è arrivato il centrodestra a governare, queste cifre sono lievitate, malgrado ogni anno il centrodestra che governa oggi, ogni anno abbia aumentato quelle quote e ogni anno sia arrivata la classica querela, la classica denuncia, eccetera. Quindi, e voi vi stupite, sapete tanto quanto noi qual è la verità. Non possiamo dircela qua, non possiamo dircela qua, ma la conosciamo noi come la conoscete voi qual è la verità su questo. Per favore, chiedo ordine in aula, Serapini, Sì, rimanga arrivo qui, rispondendo si un libera, punto poi ognuno si perché. assume la responsabilità di quel che dice. Grazie. Certo. Piccole grandi, piccole grandi hanno sempre funzionato. Io non ho capito da dove sia arrivata questa informazione fasulla che piccole grandi non ha funzionato perché era chiuso e quindi abbiamo chiesto i soldi a queste povere famiglie. Mi verrebbe da fare una gestualità che veramente mi ha preso il cuore, mi ha preso l'anima perché. Ogni volta che sento parlare con questa enfasi mi viene da piangere. Quindi piccole e grandi ha sempre funzionato, non è stato chiesto nulla in maniera illecita ai cittadini, il servizio è stato dato, si è sbagliato probabilmente chi ha mal riferito. Se 14.000 famiglie a rischio sfratto, secondo qualcuno. Signori, stiamo coi piedi per terra, non abbiamo così tante famiglie a sfratto e la situazione mi risulta essere sotto controllo. Chiedo scusa, consigliere Pagani, però rispetti, consigliere Pagani, vabbè, ma è il suo diritto snocciolare il suo pensiero, sta dando anche dei numeri, per favore. Mi sembra che lo sto avendo questa sera, mi sembra che questa sera ne sto dando anche forse troppo. Grazie. Consigliere Pini. Va bene, poi l'ultima cosa, no, due cose ultime. Il Consiglio Comunale Aperto non esiste. Ognuno esprime, consigliera Pagani. Consigliera Pagani, chiedo scusa. Allora, chiedo ordine in aula. Ognuno, consigliere Vincelli, per favore. Ognuno ha il diritto di esprimere il proprio pensiero. Se poi esprime dei dati falsi o errati, è un problema di suo e se ne assume la responsabilità, più che altro su eventuali altre dichiarazioni. Poi, se il pensiero della consigliera Pini, come quello di tutti voi questa sera, è divergente, non ci posso fare nulla, è nell'ambito proprio della discussione. Grazie. Io penso che la democrazia significhi questo. Io ho lasciato parlare ognuno di voi, ragazzi, signori, scusate, ho lasciato parlare tutti. Sono inorridita, mi sono venuti i capelli dritti, infatti basta guardare un attimo come sono conciati i miei capelli e Consigliera Pini, possiamo questo andare non alla sono conclusione. intervenuta, non ho interrotto nessuno. È la terza volta che mi si interrompe, io non capisco e non comprendo, come sempre. Il concetto di democrazia è sempre un qualche cosa di molto personale. Vabbè, il Consiglio Comunale Aperto non esiste, l'unico Consiglio Comunale es che esiste è quello dove voi in questo momento siete seduti e ahimè io non posso esserci questa sera. Quindi chiedere di partecipare a un qualcosa che non esiste, a persone che non sono neanche titolate a farlo, un conto è una manifestazione e uno è liberissimo di fare quello che vuole nel suo tempo libero, anche nel tempo che impiega per fare attività politica ci mancherebbe, ma pensare di chiamare Consiglio Comunale Aperto, che non esiste in natura, perlomeno non nell'ordinamento Io nostro le chiedo però territoriale, cortesemente ci tenevo di stare appunto a. sul rendiconto, poi sulle altre valutazioni vi siete già espressi ampiamente. Torniamo La poi chiedo di all'ultimo proseguire, punto, ho ancora dei minuti, di stare sì, sul l'ultimo rendiconto. Grazie. punto, Presidente, mi perdoni. Le attività private se ne vanno, Sesto, stiamo desertificando Sesto. Io non vedo questa desertificazione, io con le persone con cui parlo non lamentano una desertificazione, non lamentano sicuramente una situazione drammatica. Io mi ha stupito sentire come ci parliamo noi, ci parlate voi, ma sì, certo, ci parliamo. Non riesco a comprendere come a voi dicano una cosa e a noi ne dicono un'altra. Probabilmente abbiamo interlocutori diversi, quindi vediamo di non parametrarci esclusivamente sui nostri interlocutori e basta. Proviamo ad andare a vedere quello che dice anche l'altra parte, perché io lo faccio, eh.
Signori, io lo faccio di andare anche a leggere quelle che sono le lamentele che vengono poste dalla vostra parte politica e cerco di trovare ogni volta un appunto, uno spunto per cercare di fare meglio e di fare meglio la mia attività sul territorio, politica anche in Consiglio Comunale come consigliere. Io vi assicuro che quello che trovo, quello che sono insulti e sciocchezze e disinformazione costante e continua. Quindi mettiamoci d'accordo. Delle due l'una, o i cittadini ci stanno perculando tutti, oppure basiamoci su quello che viene fatto, sui fatti e non sulle Finire, chiacchiere. chiedo di moderare i termini cortesemente in aula, grazie. Mi scuso, non mi sono neanche resa conto se ho detto qualcosa fuori luogo. Chiedo scusa comunque. Ho terminato, grazie. Grazie a lei. Mi rendo conto che da remoto non è facile, però ho richiamato a utilizzare termini consoni, quindi altri interventi in aula? Consigliere Gatti, lei già ha parlato, vuole dire qualcosa Sì, in merito? dopo il voto chiederei la parola per fatto personale, visto che sono stato nominato dal consigliere Pogliaghi, mi sono state Chiusa la attribuite delle discussione, la replica informazioni. del sindaco dei vari assessori mi dirà il motivo e valuteremo. Grazie. Consigliere Molteni, a lei la parola. Grazie, buonasera a tutti. Io sono sempre con le mie meditazioni, no? Chiamiamo così. Siccome sono state, e penso siano inerenti, perché nel momento in cui vengono mosse delle accuse o vengono fatti delle puntualizzazioni appunto inerenti all'argomento, mi sento in diritto di dover forse magari rispondere. Allora, le aziende che se ne vanno da Sesto perché non è più appetibile la Sesto da bere, la Coca-Cola, la Compagnia Bella, la Campari, che poi vabbè, questa era una scelta già direzionale da anni, se qualcuno ha dei contatti in Campari dovrebbe saperlo. Ma noi abbiamo perso, se vogliamo dire così, no? Cioè, ci giochiamo sopra un po' una Falck, una Marelli, una Gabbioneta, una Garelli. Oh, vabbè, fa niente, lì si poteva fare, non era. No, ma capisco che è banale, però noi abbiamo la colpa di perdere la Campari e la Coca-Cola, però quello che abbiamo perso prima, erano momenti politici, la siderurgia pesante non andava più bene, la Gabbioneta ha trovato più appetibile andare a Cinisello, e va bene, questo è così, tanto per così, un attimino, sì, o a Nova Milanese. Cioè, poi, va bene, dai, scelta. È stato detto che abbiamo scelto il gestore della casa albergo. Mi risulta che sia stato fatto un bando. Poi, no? Benissimo. Allora parola a turno Io Andrea. capisco che volete rispondere per punti, per No, favore. vabbè, se voi dite che è stato scelto Avete, arbitrariamente, vi chiedo assumete scusa. la responsabilità di dire che è stato scelto Consigliere, consigliere, arbitrariamente. per favore, per favore, per favore, Vabbè, per favore. vabbè, vabbè. Benissimo, non c'è Consigliere Molteni, problema. invito anche lei a stare sulla delibera. Mi Io? rendo conto che hanno Ma io aperto, rispondo a se prima questo non mi ho. rendo conto, però giustamente, Mi come ho scusi, fatto per tutti, la ho capito. invito a No, stare su. certo, Presidente, però nel momento in cui. E per favore, nel momento in cui queste erano inerenti, prima penso siano inerenti anche le mie meditazioni, no? Si parlava, per esempio, della manutenzione delle scuole. Io non sono dell'idea che. Non faccio medico che in 72 anni non è stato fatto niente, ci mancherebbe, non saremmo, la città sarebbe scoppiata. Però vabbè, insomma, tante cose da fare ce n'erano ancora. Io ho frequentato le scuole Mario Galli nel 64, per dire, non so, perché poi ci ha insegnato, sì, ci ha insegnato mia madre, ci insegna mia figlia adesso, è generazione. E fa un piacere quando vado perché mi ritrovo, insomma. Ultima cosa, no, penultima. Non è un bel esempio portare il discorso delle strade di Milano rispetto a quelle di Sesto. Non che Sesto sia un biliardo, cioè, sia ben chiaro, negherei un'evidenza. Però se uno girasse un po' a Milano, io la giro perché sono in moto tutti i giorni e non solo quelle vecchie. Io le invito ad andare a fare Fulvio Testi, Viale Zara, Via Scarampo, Monte Cenere, sotto, che sono gli itinerari che io percorro in moto, ormai conosco le buche. Se c'è una curva lì per entrare allo svincolo venendo da San Siro, che se non la conosce. Corre il rischio, però questo così. Ultimissima cosa, avete rimarcato, è stato rimarcato più volte
Ah, ma voi prendete sempre il 2017 come anno di partenza. E da cosa devo partire? C'è il 2017, c'è il 2018, 2019, 20, 21, 22 e 23. E io parto, cioè io, in personale, parto da quando ho cominciato a lavorarci io. Non è che potete, non mi avete mai sentito dire, e non lo dico neanche adesso, ah, ma ho trovato un buco di bilancio, eccetera, eccetera. No, però io i conti li faccio da quando ho iniziato a farli. Scusate, mi sembra abbastanza logico, sarà stucchevole, sarà tutto quello che volete, ma li faccio da quando ci ho messo mano. Ho finito, grazie. Grazie a lei. Altri interventi in aula? Non ci sono altri interventi. A questo punto chiudo la discussione. Passo intanto la parola eventualmente al sindaco o assessore. Prego, sindaco. Sì, grazie presidente, ma io giusto qualche informazione per dare la lettura reale e non alterata della realtà come ho sentito questa sera, dove ho notato tanta confusione. Si è parlato di questa delibera, sarebbe il consuntivo del 2023, ho sentito parlare di preventivo, bilancio preventivo, di DUP, ma ben poco della delibera, del consuntivo, cioè l'esito di tutta l'andamento finanziario economico del 2023. Allora, mi sono segnato alcuni punti, poi mi sono stufato perché evidentemente o manca o c'è proprio ignoranza contabile da una parte politica, oppure c'è proprio un malafede nel non voler o voler strumentalizzare delle situazioni. E è stato detto è un bilancio che non regge tecnicamente, che non possiamo approvare perché ha troppe variazioni di bilancio. Ma per fortuna che ci sono variazioni, perché sono variazioni in entrata e in uscita. Io capisco che dovreste riconoscere al comune che è stato bravo a incassare fondi regionali, fondi ministeriali che vanno a inserirsi all'interno di un contesto previsionale che recepisce l'entrata statale o regionale e di pari importo ha un'uscita. Entro una certa data deve essere ratificata in consiglio comunale e si chiama variazione di bilancio. Per questo parlo di ignoranza contabile, perché dire un'affermazione del genere o si è in malafede o non si conoscono i principi contabili stabiliti per legge. Altro dato, 8,7 milioni sono troppi, sono eccessivi. Ma se analizziamo la percentuale delle entrate e si calcola il volume di proprietà patrimoniale, di strade, il verde, l'attività che c'è sul territorio e si fa una lì in media con altri comuni degli 8.000 in Italia delle dimensioni di Sesto San Giovanni, mi stupisce sentir parlare di eccessivo, anzi mi preoccupa, perché questo è un dato normale per un comune che è il settimo della Lombardia di 82.000 abitanti, è un dato normalissimo, cioè mi preoccupa che c'è una parte politica che non pensa che sono risorse che possono avanzare, che vengono utilizzate, non so, ce li giochiamo alla slot machine, al casino, no, sono investite per le manutenzioni SAP, per le manutenzioni delle strade, per il verde, cioè vengono investite sul territorio che prima voi non investivate nulla e preferivate taroccare i conti piuttosto che dichiarare il dissesto, perché la mangiatoia non la volevate chiudere e invece qualcuno è dovuto venire e intervenire. È stato detto che ci sono continue code all'anagrafe e che ultimamente è stato inibito l'accesso libero. Allora,
Anche questa è una legge sulla digitalizzazione. Abbiamo applicato, acquistato il software, abbiamo applicato la normativa. Oggi non ci sono più code perché c'è tutto su prenotazione. Cioè anche la normale, mi sembra anche surreale dovervi spiegare in fase di consiglio comunale di un rendiconto la legge. Cioè, la vedo veramente surreale. Sulle disabilità, anche qui è rendiconto, non è il bilancio previsionale. Io do solo un dato, nel 2017, sì, parto dal 2017 perché io inizio a fare il sindaco nel 2017, il comune di Sesto dava copertura per il 50% della richiesta, erano circa 400.000 euro e la richiesta era su 120 bambini. 2023 sono lievitati a 400 gli utenti che richiedono supporto sulla disabilità nelle scuole e il comune stanzia 1.400.000 euro, quasi un milione in più. Da dove prendiamo le coperture? Dall'addizionale IRPEF. Abbiamo preso dall'addizionale IRPEF. Quell'eccedenza serve proprio a dare una continuità ai bambini. 4 condanne su 400 bambini. Evidentemente c'è la causa, viene fatta, posso dire anche in modo strumentale, perché la copertura noi la garantiamo. Dopodiché ci sono dei disallineamenti tra la richiesta e la variazione di bilancio. Va bene, 4 cause su 400 bambini con copertura a bilancio che va in quella direzione, un incremento di 1 milione passando da 400.000 euro a 1.400.000, non si può dire questo comune si disinteressa della disabilità, questa è malafede. Poi altra cosa, se non si usa l'avanzo sembra quasi che creare avanzo sia un ideologicamente un qualcosa di brutto, no? Viene paragonato al privato. Io capisco che una certa sinistra ha l'odio per il privato, che tutto deve essere statale sul modello comunista, ma la gestione di un comune è differente. L'avanzo, se noi non lo avessimo applicato, si creano poi i buchi di bilancio, ma non lo dico io, me lo insegnate voi, perché per mettere a copertura, per poter realizzare il progetto della metropolitana, il prolungamento della metropolitana, avete fatto 5 milioni di buco di bilancio perché non avevate l'avanzo da applicare, siete andati per cassa. Un altro esempio sono tutti i progetti del PNRR che vanno a recuperare strutture che avete abbandonato negli anni perché non avevate l'avanzo. Avete abbandonato asili, stiamo recuperando il Savona e il Montessori. Il Montessori era dall'84 che era chiuso. Stiamo recuperando Marzabotto, la scuola Marzabotto, la scuola Forlanini, la biblioteca Villa Visconti d'Aragona inagibile, oltre 160 alloggi popolari tra via Magenta e via Leopardi e stiamo realizzando con la SST la casa di comunità. Certo, abbiamo ereditato strutture inagibili o senza manutenzione perché? Perché non eravate capaci di generare avanzo. Questi sono numeri, non è che cosa sto dicendo, sono numeri. I numeri non, grazie a Dio, non sono soggetti a interpretazioni differenti rispetto a quella che è la normativa. Poi, altra cosa. Sono stato accusato di non aver affrontato
nella discussione, nella presentazione delle slide, mi è stato detto, ma non ci dici come verranno spesi i soldi. Allora, io ripeto, questa è la delibera del rendiconto. Quella sarà, io credo che ci sia molta confusione, definiamola confusione, mancanza di consapevolezza degli strumenti della pubblica amministrazione. Quella è una delibera che segue, porteremo in commissione, porteremo, ma non può fare il, non si può fare un minestrone. Però vabbè. Poi altra, eccolo, un'altra cosa carina: essere virtuosi significa che voi avete tagliato. Allora, nessuno ha tagliato, non sono stati tagliati i servizi. Anzi, abbiamo ridotto, abbiamo tagliato una cosa, abbiamo ridotto le entrate fittizie, perché le entrate in parte corrente erano pompate per giustificare le uscite. Ed erano pompate, che significa? Che anziché mettere l'accertato della media degli ultimi 3 anni, venivano sparati i numeri per giustificare le uscite. Questo è lo squilibrio di cassa. Questo è lo squilibrio di cassa che veniva generato in automatico, anche pagando i 21 milioni di buco di bilancio, generava 7 milioni di buco all'anno, perché c'erano le entrate che erano superiori di 7 milioni rispetto alla realtà delle entrate. Accertando le entrate erano 7 milioni in meno. Questo era uno squilibrio di cassa, gonfiate appositamente a tavolino, perché lì le irregolarità possono avvenire una volta, ma per 3 anni consecutive l'irregolarità del fondo crediti di dubbia esigibilità è voluta. Però non parliamo del passato, che forse è meglio. E c'è da dire che nonostante questa situazione i servizi sono migliorati. Sono migliorati come percentuali offerte, come, come importi, come stanziamenti totali. Siamo arrivati a 8 milioni e 781 mila euro di servizi a domanda individuale rispetto ai 6 milioni e 3 del 2017, quindi c'è stato un continuo incremento e miglioramento di quelli che sono i servizi. Altra ultima, tanto poi ho capito la logica dell'opposizione in questo consiglio comunale. Ultima cosa, siamo stati accusati che non siamo bravi nella riscossione dei residui. Anche qua i numeri sono molto chiari, siamo passati dal 40% al 66% della riscossione del residuo in entrata. Quindi sia sulla parte tributaria e un incremento anche sull'extra tributaria. Allora, io capisco l'opposizione, perché dopo aver amministrato per 70 anni dal punto di vista politico una città, averla consegnata fallita, tecnicamente fallita, oggi non può dire quanto siete stati bravi, quanto siete competenti nella gestione. Lo capisco, faccio politica anch'io e vi sono vicino. Passo la parola all'assessore Pizzocca. Grazie Presidente. Solo una precisazione su un servizio, perché sono state date delle informazioni scorrette, quindi insomma credo che sia corretto invece riprendere il punto. Allora, piccoli e grandi nel 2023 è stato attivato. Non c'è stata nessuna chiusura. Da settembre a fine novembre ha avuto un servizio itinerante, tant'è vero che abbiamo stretto un accordo con la Porta Magica di Spazio Arte, dell'area di Spazio Arte gestita dalla Grande Casa,
che utilizza lo spazio infanzia la mattina e il pomeriggio abbiamo sviluppato sia per i bambini della Porta Magica che per le famiglie di piccoli e grandi delle attività all'interno dei loro locali. Perché questo? Perché a ottobre sono iniziati i lavori di ristrutturazione, terminati poi a fine novembre, di un nuovo spazio dedicato a piccoli e grandi, sempre nell'area di Tonale, che ha, se non erro, poi però l'assessore Paterna magari mi potrà dare conferma o smentire, se non erro, del valore di 120.000 euro. Quindi è stato, come dire, noi crediamo talmente tanto nel servizio di piccoli e grandi che abbiamo sviluppato uno spazio ad hoc investendo 120.000 euro. Grazie. C'era, quindi a questo punto abbiamo chiuso le repliche. Mi dice cortesemente qual era, secondo lei, il motivo? Chiedo scusa prima di... Sì, sono stato nominato dal consigliere Pogliani. Era solo citata, non le ha però attribuito... Ha attribuito affermazioni secondo cui io abbia proposto di abbassare, di azzerare l'addizionale IRPEF sotto i 25.000. No, ha fatto un esempio. No, ha detto... Vabbè, le concedo 2 minuti su questo, ma ha fatto un esempio... Infatti ho sentito prima che durante la sua è intervenuto, ma ha fatto un esempio per assurdo, non le ha attribuito questo. Ok, prendiamo comunque atto. Passiamo a questo punto alla dichiarazione di voto. Ricordo che ci sono i classici 2 minuti come da regolamento. Città in comune, Pagani. Grazie Presidente, visto che questa sera si è detto che ciascuno si deve assumere le responsabilità di quello che dichiara, sicuramente anche alcune affermazioni del Sindaco sono decisamente discutibili, per cui vabbè, su questo poi lo verifichiamo, forse qualcuno ha il microfono aperto, lo verifichiamo con il verbale. Allora, sulla questione dell'anagrafe, che peraltro non ho citato io, però guardi Sindaco che non è che perché si prendono appuntamenti solo online si rispettano le leggi sulla digitalizzazione del servizio, perché io ho fatto un'interrogazione e l'ho fatta al difensore civico che mi ha risposto in merito a questo, cioè al fatto che se era possibile o accettabile, al di là delle leggi, della legge sulla digitalizzazione, che l'accesso al servizio fosse solo online. Quando mi ha risposto il difensore civico, è passato 1 mese e mezzo, perché naturalmente, giustamente, aveva anche delle priorità e soprattutto aveva messo in fila, ovviamente, le mail. Il difensore civico mi ha risposto che la questione si poneva in maniera diversa da quando io ho fatto l'interrogazione, perché era stata introdotta la possibilità di prendere appuntamento anche non solo online, che invece sarebbe stata una riduzione di accesso e quindi di diritto dei cittadini o la pratica. Quindi attenzione, perché sulla malafede o ci siamo tutti o non c'è nessuno. Sulla questione dell'accusa sul fatto che c'è gente che fa in malafede cause, direi che risponderanno le persone che sono state citate in questione e che non sono presenti in questo momento. Non può che essere contrario al nostro voto, ma sinceramente alcune affermazioni rivolte a dei cittadini, a delle famiglie da parte del Sindaco sono aberranti. Reventiamo Sesto, consigliere Amidi. Grazie, il mio voto sarà contrario, tendo solo a precisare, non ho niente da modificare rispetto a quello che ho detto. Io ho fatto 2 distinte considerazioni, una sulla presenza dei consiglieri e dei componenti della giunta sul territorio per fare campagna elettorale, quella è una scelta personale, e poi ho parlato dell'utilizzo che si è fatto nelle ultime 2 copertine del giornalino di Sesto. Questo è quello che tendo a precisare, perché probabilmente con la confusione e con la sovrapposizione di voci, però tanto ci sarà un verbale, si potrà leggere. Grazie. Alleanza Verdi Sinistra, consigliere. Ci sarà un verbale, quindi si potranno leggere le affermazioni della consigliera Amidi. Ci sarà un verbale, si potranno leggere le
le affermazioni di tutti quanti, anche di chi dice parolacce in questa sede. Abbiamo già detto. Poi si giustifica, ognuno si giustifica perché non è stata bene. Ma chiedo di proseguire con la dichiarazione. Ma soprattutto, Presidente, e qui le chiedo di esigere un po' di educazione istituzionale quando si fanno delle accuse, si fanno delle accuse contro cittadini, e questo è stato fatto sia da una consigliera che dal sindaco, contro cittadino, ma non può fare... Consigliere Foggetta, abbiamo già chiarito che chi ha detto, o chi avesse detto frasi o questioni ingiuriose, ma io nella mia dichiarazione se ne assume la responsabilità. Di voto, voglio dire che dichiarazione, dobbiamo grave. Ripetere i contenuti della discussione. È decisamente grave più. Che un Sono sindaco si permetta di dire che alcune cause, oltretutto vinte, quindi a favore di legge, sono state fatte in modo strumentale. E questo è quello che ha detto, sbaglio, sindaco? Non so, evidentemente non capisce le cose che dice, però. E poi ha parlato di bilanci taroccati. In questo senso, Presidente, mi viene anche da dire, caro sindaco, che se lei sapesse di bilanci taroccati, io le chiedo di andare a fare denuncia di questa cosa. Avrebbe dovuto farlo fatta. Nel 2017. È già stata fatta. No. Consigliere Foggetta, sta portando la discussione su argomenti che non c'entrano. Avete aperto un percorso che sta diventando intollerabile. Avete sottoposto in fase di discussione di una delibera, sul rendiconto una serie di domande al quale avete sollecitato una risposta. Dopodiché penso di aver già detto in più parti prima del Consiglio Comunale che chi ha detto cose illecite o altro se ne assume la responsabilità. Penso di averlo già detto, così come ho richiamato i consiglieri che hanno utilizzato termini impropri a utilizzare dei termini consoni. Detto questo, se però adesso in dichiarazione di voto dobbiamo ripetere i contenuti della discussione, siamo fuori tema, fuori luogo e non ne veniamo a capo. E quindi la invito cortesemente ad andare in dichiarazione di voto. I due minuti sono già passati, pertanto mi serve la sua dichiarazione. Ha parlato più lei di me in questi due minuti. No, ha parlato lei. Ma non fa niente. Oltre 4 minuti. Sono contrario e mi associo al sorrisino del sindaco che mi rende sempre felice. Parliamo anche delle smorfie. Grazie. Lega Salvini, Lombardia, Pini. Per accendere l'audio, hai spento l'audio. Scusatemi. Allora, ovviamente sarà favorevole il nostro voto, ci mancherebbe, con tutta la fatica che è stata fatta. E, al di là di questo, solo una piccola precisazione per la consigliera Amdi. Guardi che il giornalino non viene stampato con i soldi dell'ente, questo giusto per dargliela come informazione. Andiamo oltre con i rapini, no, ma è già giusto, anche questo era aspetto. Solo mera chiedo semplicemente di poter andare avanti sulla dichiarazione di voto. Certo, ci mancherebbe, grazie. Grazie a lei, Forza Italia, consigliera Cupido. Sì, grazie Presidente. Siamo francamente un po' in imbarazzo per il clima che c'è in aula questa sera. Si è detto che la delibera non era una delibera tecnica, bisognava dare immediatamente un taglio politico. No, grazie a Dio è una delibera tecnica. Grazie a Dio, quando si parla dei numeri, si parla di tecnicismi. Poi dopo diamo un cappello politico a tutto, però secondo me, come dire, la precisazione sul cappello politico, basta uscire da questo comune e si capisce qual è l'indirizzo politico di questa maggioranza. E grazie a Dio questa maggioranza e questa giunta non schioccano le dita e risolvono i problemi a tappeto. Ci sarebbe un problema. Il problema sarebbe che se io faccio il passo più lungo della gamba, poi, come dire, il risultato sarebbe certamente un risultato problematico. Quindi grazie a Dio ci sono le mediazioni con le imprese, grazie a Dio ogni tanto manca la luce perché si stanno facendo dei ripristini sulle centraline e così via. E grazie a Dio all'ufficio dell'anagrafe, perché si sta al passo con la realtà, c'è un'agenda elettronica, ma l'agenda elettronica non c'è solo a Sesto San Giovanni, c'è presso il Tribunale di Milano, massimo garante della legalità, c'è presso i commissariati, perché il passaporto lo si fa solo online. Quindi, come dire, stiamo andando in un'ottica che è tutta digitalizzazione e quindi mi dispiace. Anche noi, da dopo il Covid, dobbiamo attenerci a questi cambiamenti.
L'ultima cosa, so che adesso mi richiamerà, ma non mi interessa, perché non sono quasi mai fuori luogo. Mi stupisce che, perché lo ricordavo poco fa, in uno dei primi consigli comunali, in termini secondo me un po' moralistici, si era detto: ah, devolviamo, i consiglieri devolvano il gettone di presenza alle persone che hanno più bisogno. No, i consiglieri comunali iniziano a parlare di quello di cui c'è da parlare, questo vale per tutti, a mio avviso. Da questa parte, da quella parte, per tutti. Dopodiché, una volta che si lavora bene, penseremo anche a devolvere, però cerchiamo, secondo me, di attenerci. Grazie. Il voto è favorevole. Partito Democratico, consigliere Maderloni. Consigliere Gatti, chiedo scusa. Ringrazio il consigliere Maderloni, mi ha ceduto la parola, così metto tutto insieme anche la parola che chiedevo prima e levito, diciamo, imbarazzi, presidente. Allora, parto da alcune delle cose che sono state dette, la cito, consigliere Pogliaghi, così, ma molto amichevolmente in realtà. Io ho esagerato ovviamente nella mia dissertazione sulla questione dell'IRPEF, non perché non sia a conoscenza di alcune cose, ma solo per dare la misura e per dire una cosa che secondo me è molto pacifica. Questo bilancio testimonia che quello che tutti noi abbiamo deciso di fare a dicembre, cioè di una ricognizione su una possibile alleggerimento dell'IRPEF, abbiamo deciso tutti insieme, è stato assunto dal sindaco, essendo il suo sindaco, che lei sia d'accordo, è possibile, cioè, si può fare. Quella parte che giustamente il sindaco inseriva, cioè dati gli equilibri del bilancio, questo rendiconto ci dice che si può fare. Come verrà fatta, quanto verrà fatta, sarà una discussione per un'altra sede, ma si può fare. Primo. Secondo, una battuta, anzi due battute. Sindaco, quattro denunce possono essere strumentali, ma se vengono vinte sono quattro denunce che testimoniano una mancanza. Per quanto riguarda le anagrafi, io non ho nulla, anzi, ben venga l'anagrafe elettronica. Il problema è che anche quando fai tutto elettronico, se passano 5 mesi, è una fila, è una coda, perché nel momento in cui faccio una domanda e mi arriva la risposta, ci vogliono 5 mesi, è capitato a me, ci ho messo 5 mesi a fare il cambio di residenza. I miei amici vicini di casa, sei. Quindi, ed è stato anche un argomento di discussione durante una commissione, queste lungaggini. E non era un tema che io ho tirato fuori, però dire non c'è più la coda perché l'abbiamo resa digitale. No, avete reso digitale la coda. La invito a chiudere, cioè, Maderlo, Gatti. Mi dia ancora un secondo. Piccoli e grandi, io vado a leggere la mail che è arrivata oggi dal dirigente. Sentito il responsabile, integro la mail sottoriportata in merito al servizio piccole e grandi. Le entrate rispetto alle previsioni sono ridotte, in quanto il servizio per quasi l'intero anno 2023 è stato chiuso. Quindi il dirigente dice che il servizio è stato chiuso, l'assessore dice che il servizio era aperto. Io voglio fidarmi dell'assessore e allora lascio una domanda prima. Anzi, dico che ovviamente il nostro voto sarà contrario, ma vi lascio con una domanda. Se il servizio era aperto, perché non avete incassato le rette che dovevate incassare? Perché non avete incassato praticamente nulla. Se il servizio era aperto, avete mancato. Se il servizio era chiuso, avete messo delle spese che non c'era bisogno. Ditemi quale delle due, ma è una delle due, perché assessore e parte tecnica ne dicono due cose, per iscritto e sarà nel verbale, che sono all'opposto. Dite quale, ma è una delle due. Tutte e due è una bugia ai cittadini. Grazie. Gruppo Misto, consigliere Vincelli. Grazie, presidente. Buonasera a tutti. Allora, sono molto contento di questo bilancio consuntivo, dove abbiamo chiaramente un avanzo. Sicuramente abbiamo già delle possibilità in quello che è stato a luglio la questione chiaramente del bilancio preventivo, dove alcune cose sono state fatte proprie dal sindaco, da parte della minoranza. Quindi sono molto contento, sono favorevole, però una nota bene. Quando nel 2017 abbiamo iniziato a vedere chiaramente i conti, abbiamo evidenziato chiaramente inizialmente delle perplessità, dopodiché abbiamo scritto a Corte dei Conti. E la Corte dei Conti, che già era stata nel 2014, ahimè, ha dovuto chiaramente riscontrare questi disavanzi. Quindi le denunce partono da un'evidenza da parte di questa amministrazione e di conseguenza si è arrivati a un predissesto.
che predissesto era stato chiuso nel 2020, ma la Corte dei Conti non era convinta perché ci ha chiesto una serie di documenti, e qui c'è presente la ragioneria, perché non era convinta che noi avessimo lavorato talmente bene in questi anni, nonostante chiaramente il Covid, per chiudere poi il predissesto, quindi dopo un anno, nel dicembre del 2021. Quindi è partito effettivamente da questa amministrazione le richieste di verifica della Corte dei Conti. Grazie. Dichiarazione di voto? Chiedo scusa, non ho sentito io. Amiamo Sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente, beh, penso che sia stato detto un po' di tutto e da tutti. Io mi limito a valutare quanto, appunto, al di là di discussioni estremamente valide, quanto presentato all'ordine del giorno, e il nostro voto non può che essere favorevole, ovviamente. Grazie. Fratelli d'Italia, consigliere Turolla. Grazie Presidente, voto favorevole. Stefano Sindaco, consigliere Pogliaghi. Grazie Presidente, favorevoli. Abbiamo esaurito le dichiarazioni di voto, a questo punto adesso passiamo alla votazione della delibera per alzata di mano. Voti favorevoli? Contrari? Da remoto, consigliere Rapini? Favorevole? Deve dichiarare però col microfono aperto, consigliere Pini. Favorevole. Consigliere Ghezzi. Favorevole, grazie. Con 16 voti favorevoli e 7 contrari, la delibera viene approvata. Procediamo per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Da remoto, consigliere Pini. Favorevole. Consigliere Ghezzi. Favorevole. Con 16 voti favorevoli e 7 contrari, la delibera è esecutiva. Gatti, l'assessore le dà una risposta. Consigliere Gatti, chiedo scusa. L'assessore le dà una risposta alla domanda che aveva sottoposto prima, se è d'accordo. Prego. Grazie Presidente. Sì, allora non sapevo di questa domanda richiesta su piccoli e grandi avvenuta via mail, non mi è giunta questa richiesta durante la commissione, ok. Allora sostanzialmente il servizio è stato aperto, ma essendo itinerante, quindi dovendo adeguare e anche muovere le famiglie in vari posti, tra la Porta Magica, la Biblioteca dei Ragazzi e la Casa delle Associazioni, la scelta è stata quella di non far pagare la retta da settembre a novembre, proprio perché era un servizio più di tipo come dire, anche di conoscenza delle altre realtà del territorio, e quindi la retta è iniziata dal mese di dicembre. Ma le famiglie sono state comunque accolte, le famiglie hanno comunque potuto godere di servizi alternativi rispetto al canonico piccoli e grandi, che è quello che vi invito ad andare a visitare le mattine e i pomeriggi nell'area di Via Tonale, che ha ovviamente una struttura pedagogica ben precisa. Però devo dire che le famiglie hanno inviato anche email di gradimento del servizio, e quindi questo è stato per noi motivo di gioia e di soddisfazione. Grazie. Io giustamente ho concesso la parola sul suo permesso per darle una risposta, se no riapriamo un dibattito, una discussione. Terminato il Consiglio Comunale, penso che possiate avere modo di chiarire. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, avente ad oggetto Tari, aggiornamento biennale piano economico finanziario 2024-2025 e approvazione delle tariffe anno 2024.
Non ci sono relatori di opposizione. Passo la parola al signor Sindaco per la presentazione. Grazie Presidente. Allora, in Commissione abbiamo affrontato nel dettaglio tutta la delibera. Faccio una discussione più veloce, nel senso che, come dice il titolo, il piano economico finanziario subisce un incremento del 2,8% in base alla normativa di ARERA e si assesta a 15.540.000 euro sul 2024, che è composto a sua volta dalla parte fissa che cuba il 58,28%, ovvero 9.057.000 euro, e la parte variabile 6.482.964 euro, ovvero il 41,72%. La valutazione del piano finanziario sul biennio 24-25 è stato certificato da una società terza, come previsto dalla normativa, la società ARS Ambiente. Le valutazioni che sono state fatte sono, analizzando quello che è il regolamento della TARI, ovvero la premialità riconosciuta sulla differenziata e sulle assegnazioni percentuali, tendendo a rispettare e non scostarsi dalla produzione reale di rifiuto. Dai risultati raggiunti in termini percentuali per il 2023 riscontriamo un peggioramento dal 70 al 68% imputabile, in Commissione l'abbiamo indicato e affrontato abbondantemente, il 50% dagli abbandoni fatti dai cittadini lungo le strade, da il 15% un miglioramento delle aziende che conferiscono direttamente, scomputando in base alla definizione, al requisito stabilito dal regolamento, la differenziata, è un investimento di aziende ospedaliere sul territorio che trasforma quello che una volta era rifiuto speciale che smaltivano autonomamente, ha prodotto quasi 20 tonnellate di rifiuto indifferenziato. Sulla base di questi dati la proposta è quella di applicare, rispetto allo scorso anno, che la premialità veniva data ovviamente solo sulla parte variabile, come stabilito per legge, la parte fissa rimane con le percentuali reali di produzione del rifiuto. Lo scorso anno è stato applicato un 6% di premialità, quest'anno si applicherà un 4% di premialità, portando quindi la percentuale per le utenze domestiche sulla parte variabile del 53,12%, mentre la percentuale per le utenze non domestiche sulla parte variabile al 46,88%. In aggiunta a quello che è lo strumento premiante che adotta attraverso il regolamento e adotta il Consiglio Comunale, viene applicata anche la parte dell'escussione della polizza fideiussoria per la cauzione che è stata riconosciuta dopo 5 anni di confronto di 1,5 milioni. Si applicheranno 500.000 euro. Per ridurre quello che è il piano finanziario da 15.540.000 euro a 15.040.000 euro, più basso rispetto a quello dello scorso anno, che era di 15.100.000. Questo genera
una distribuzione in base a quelle che sono le percentuali della tariffa fissa di distribuzione del contributo di 265.000 euro a favore delle utenze domestiche pari al 57% e 234.400 euro per le non domestiche pari al 43%. Alle utenze non domestiche, l'agevolazione in misura del 7,7% in termini di riduzione di quanto dovuto ai finitari per il 24, alle domestiche un'agevolazione per i finitari del 2024 a seconda della composizione dei componenti del nucleo familiare che varia dal graduale, parte da 2,96 euro per un componente fino a 16,70 euro per famiglie con più di 6 componenti. Quindi, in sintesi, il piano finanziario si riduce grazie al contributo della polizza fideiussoria, che ricordo è un intervento che fece il comune nel momento in cui ci insediamo, che l'appalto era palesemente sottofunzionante, sottostimato. Partendo con tutta una serie di contestazioni nei confronti del gestore, il quale, anziché rispondere alle contestazioni, ha preferito chiedere lo scioglimento anticipato dell'appalto. Considerate che, come da procedura, anche i secondi e terzi classificati nell'appalto del 2015 rifiutarono di subentrare a quegli importi lì, e pertanto ci siamo ritrovati a dover, in accordo con la prefettura, fare un appalto ponte e nelle more dell'appalto ponte provvedere con l'appalto ufficiale, che è quello attualmente in corso. Se si considera tutta l'evoluzione normativa, adesso con l'appalto in corso, con le disposizioni di ARERA e gli adeguamenti del piano economico finanziario, l'aumento rispetto allo scorso anno da 15.117.000 a 15.540.000 viene calmierato con 500.000 euro, quindi riducendo ulteriormente quello che è il piano finanziario e andando a dare un contributo anche simbolico alle famiglie se stesi e anche alle aziende rispetto allo scorso anno, fermo restando che nelle prossime annualità tari abbiamo ancora 1 milione di fideiussione da poter utilizzare per calmierare o gli adeguamenti o dare ulteriori scontistiche. Io penso di aver detto tutto. Se vuole aggiungere qualcosa, voglio dire tutto. Ok, va bene. Grazie Sindaco, a questo punto apro la discussione, ricordo che i tempi sono ordinari come da regolamento, quindi 10 minuti per consigliere più 10 minuti raddoppio tempo per ogni gruppo consigliare. Apro la discussione. Presidenti in aula non ce ne sono. Chiudo, prego, se legati, a lei la parola. Grazie Presidente. Allora, in realtà credo che la spiegazione del Sindaco sia stata abbastanza puntuale anche rispetto a quanto è avvenuto nella discussione in commissione, quindi in realtà sui numeri veri e propri che sono stati dati ho poco da aggiungere, quindi probabilmente il mio sarà un intervento abbastanza breve. Vorrei soffermarmi solamente su un fatto che non vuole essere polemico. Davvero non vuole essere polemico, vorrebbe anzi vederci tutti d'accordo su questo tema, che è quello dell'importanza di vedere il tasso di differenziata salire di anno in anno e non come quest'anno scendere. La spiegazione che ha dato il sindaco del perché è scesa mi è chiara, ed è, diciamo, per il 50% non per colpa dei cittadini di Sesto, ma
per responsabilità di aziende che su Sesto producono e lavorano anche creando lavoro, ma che comunque in questo caso hanno un impatto perché venivano citate prima dallo stesso sindaco per il 35% del peggioramento del 2% è responsabilità di una scelta aziendale di Multimedica, per il 15% dall'efficientamento delle altre aziende. Queste probabilmente sono decisioni su cui il comune aveva poca possibilità di azione, anche se io mi auguro, ma non posso avere una certezza, che ci sia stato in questi mesi un dialogo, visto l'impatto che queste scelte avrebbero comunque portato sulla popolazione. Ciò non toglie, tuttavia, che il restante 50% del peggioramento, quindi fondamentalmente l'1% di peggioramento, è dettato da l'irresponsabilità e le cattive abitudini di alcuni cittadini. Sono convinto che siano una minoranza rispetto a tutti i cittadini che ogni giorno si impegnano a differenziare il rifiuto, a fare il riciclo, a smaltire in maniera consapevole, ad accedere alla discarica per smaltire i rifiuti più complessi, a evitare di cioè a non abbandonare i rifiuti più grandi. Sono convinto che la maggioranza dei se stessi questo lo faccia, lo sappia già. Sono anche convinto che, dato che un anno fa, in questa sede, più o meno in questo periodo, parlavamo di come Sesto stesse migliorando sulla capacità di differenziata, come in generale il centrodestra, era la vostra tesi, fosse stato bravo a portare avanti questa mozione, ecco, io e i miei colleghi, mi ricordo, vi invitavamo l'anno scorso a non fermarci a un risultato che era buono, anzi forse ottimo. Ma anzi, andare avanti, continuare a fare attività, continuare a fare spiegazioni, eccetera, eccetera. Ecco, oggi guardando questo dato, che avrà un impatto negativo per tutte le famiglie di Sesto, poi in parte calmierato e quindi probabilmente si andrà più o meno a pari, stante che comunque negli ultimi anni la Tari, lo sapete tutti, non ve lo devo certo dire io, è stato un costo impennato per le famiglie sestesi, è aumentata tanto e quindi comunque se anche qui a dover parlare del dover calmierare un nuovo aumento, comunque non è una novità, diciamo, per i cittadini se stessi aver visto la Tari salire. Ecco, a maggior ragione io vorrei semplicemente invitare tutto il Consiglio, tutta l'amministrazione, per quello dicevo che non voglio farlo davvero con tono polemico, anzi propositivo, a trovare il modo di rinvigorire, di rinnovare, di rafforzare quelle che sono le proposte soprattutto verso i più giovani, soprattutto magari nei quartieri dove questi tassi di abbandono di differenziata sono più alti, ha delle campagne che responsabilizzino i cittadini a prendersi cura della città dove vivono, che può essere più bella. Prima veniva detto che la nostra città è brutta, io non lo credo, credo che possa essere più bella, questo sì, e sicuramente parte di questo passa dalla cura che ognuno di noi fa. Ecco, come amministrazione, il mio invito all'amministrazione è quello di non accontentarsi, di fare ogni anno di più. E se possibile, se lo riterrete, io sono sicuro di parlare quantomeno a nome del Partito Democratico, ma immagino anche di quello dei miei colleghi, anche se non voglio prendere questo peso, diciamo, che noi saremo disponibili, se volete aprire tavoli, commissione, avere delle idee, noi siamo assolutamente a disposizione. Eviterei l'arroccamento dell'anno scorso, che era stato un autoincensarsi e che tristemente un anno dopo vediamo purtroppo non aver portato a dei risultati positivi, in parte non per colpa diretta dei cittadini di Sesto, in parte però sì, e quindi questa amministrazione sicuramente poteva fare di più, e quindi per il futuro ci piacerebbe vedere questo scambio poter crescere e nascere ancora di più, perché vorremmo, secondo me, tutti noi, l'anno prossimo, se ci troveremo di nuovo a parlare delle percentuali di differenziata, parlare di un dato che dal 68 è ricominciato a salire. Non a scendere perché magari alcuni cittadini, alcuni quartieri sentendosi abbandonati, anche se tendo a definire la città brutta e quindi in parte dicendo che non sentono il bisogno di prendersene cura loro, continuare a vedere aumentare la quota di abbandoni sarebbe veramente una cosa triste. Quindi io credo che il 68% possa essere un punto di partenza da cui iniziare a salire, non accontentandoci o purtroppo scendendo nei prossimi anni. Grazie. Grazie a lei. Consigliere Pogliaghi, prego. Grazie Presidente. Allora, rafforzo un attimo questo intervento del collega, facendo anche un minimo di storico rispetto a questa questione. È vero che, come
come dire, l'anno scorso con gioia annunciavamo l'arrivo finalmente al 70% di raccolta differenziata, che è un dato rilevante per una città come Sesto, perché in realtà è stato conseguito in pochi anni di lavoro e peraltro con aggravio, perché tutti i temi spiegati anche dal sindaco legati al gestore della raccolta, che fa una parte rilevante anche per la messa a regime della differenziata, sicuramente hanno rallentato, aggravato questo percorso. D'altra parte è un percorso che, ricordiamo, è andato dal 40 al 70% in pochi anni, quindi ritengo a livello di cittadini sestesi che sia stato fatto un grande sforzo, che ci sia da fare di più perché bisogna salire e non si possono perdere punti. Un'oscillazione di 2 punti sicuramente non è tantissimo, però non si può retrocedere nel 2024 su un tema simile. Devo dire anche che è diventato, questo ma ritengo per tutte le città grandi come Sesto, un tema parecchio complicato da migliorare, parecchio complicato e anche parecchio costoso, aggiungo, nel senso che la quota parte anche nei condomini di come dire, cittadini che non fanno la raccolta differenziata o dove la qualità del rifiuto, entro scusate un po' nel tecnico, ma sono dati analizzati anche in consulta all'ambiente, dove la qualità del rifiuto non è propriamente ottimale, è un come dire, è un avvicinamento, è un percorso ancora lungo, perché obiettivamente altri comuni la fanno a 25 anni, noi la facciamo a 4-5 anni, è proprio poco, 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 non per giustificare nessuno. Poi c'è un tema di educazione invece anche rispetto a quello che c'è in giro, perché come tutti non chiudiamo gli occhi davanti a quello che vediamo tutte le mattine, ovvero sì, un sacco di abbandoni a fianco ai cestini, eccetera, eccetera. E purtroppo questi comportamenti aggravano, pesano, perché magari i giri di ritiro sono più di uno, per poter garantire, vengono fatti, però voi immaginatevi come se tutte le mattine, dalle 6 di mattina alle 12, ci fossero continuamente, oltre che i ritiri di rifiuti, tutti i ritiri di cestini, eccetera, eccetera. È una cosa abbastanza pesante e abbastanza impattante sulla città di Sesto. Dopodiché, a bando ci sono sensibilizzazioni, attività, l'attività dell'amministrazione, dell'assessore, degli uffici tecnici verso gli amministratori, però è molto 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 difficile fare recepire, quindi qua bisogna darsi una mano tutti per trovare una soluzione. Sicuramente abbiamo un gravissimo ritardo rispetto a quantomeno alle medie della Lombardia, per confrontare, come dire, zone similari. Grazie. Grazie a lei, consigliere Pogliaghi. Altri interventi in aula? Intervengo io. Prego, consigliere Alpini. Io accolgo con molto favore l'intervento del consigliere Gatti. Mi è piaciuto molto il tono, mi è piaciuto molto anche come si è posto. Siamo tutti ovviamente dispiaciuti di questo dato che è peggiorato quest'anno. E la responsabilità abbiamo visto di chi è, per carità di Dio, però effettivamente è un problema che a livello nazionale nessuno ancora è riuscito a risolvere. L'unica cosa che si può fare appunto è andare a proseguire per la strada che abbiamo già iniziato a percorrere da tempo, che sono poi le fototrappole, i video, eccetera. Però questa cosa è assolutamente molto molto costosa e anche poco gestibile in questo momento. Sarebbe utile forse fare un'attività massiva sul territorio, informativa sul territorio, già si è fatta anche quella, qualche idea. Sinceramente io me lo sono posto il problema, ho fatto anche delle ricerche su internet per capire se qualcuno avesse trovato una soluzione, però effettivamente è di difficile soluzione questa. Andare a vedere il chi è, purtroppo, o come si è generato, sappiamo, siamo rimasti indietro per anni sulla raccolta differenziata, abbiamo iniziato purtroppo, ahimè,
6 anni fa, 5, 6 anni fa, nel 2018 abbiamo iniziato, quindi un anno dopo il nostro arrivo. E tanto si sarebbe potuto fare prima. Purtroppo tante persone, soprattutto le più anziane, sono quelle che fanno fatica ad adattarsi a queste nuove regole. Quindi diventa veramente un problema. Se ci sono dei suggerimenti, ben vengano, però sinceramente io non ne ho trovati. Tutto qua. Grazie, volevo solo lanciare dall'altra parte, in un certo senso, la mano, perché siamo assolutamente aperti a suggerimenti. Quindi, per carità di Dio, se qualcuno ha una buona idea per il bene della città, tiriamola fuori, perché questo è uno dei momenti importanti dove magari possiamo, unendo le forze, possiamo essere utili veramente tutti insieme. Grazie. Grazie a lei, consigliere Alpini. Altri interventi in aula? Non ci sono altri interventi. Quindi a questo punto chiudo la discussione. Passo la parola all'assessore Fiorino. Grazie. Grazie, solo una precisazione. Mi è stato chiesto di preparare una relazione che magari poi, se volete, ve la potrò anche fornire in copia, con dei dati di percentuali abbastanza precise e nette. Mi corre però l'obbligo di segnalare che quando si parla del 50% sulla raccolta, si parla di abbandoni più la raccolta differenziata. È importante questo. Quindi vuol dire una raccolta fatta male da parte dei cittadini, in quel 50%, perché mi era sembrato che lei dicesse, no, e questo è importante perché quando si abbandona il sacchetto nel cestino, in quel momento si crea un danno doppio. Doppio perché quello che c'è di norma in un cestino viene raccolto e portato alla discarica e lì non viene più diviso. Quando si raccoglie anche un sacchetto chiuso sopra con dentro l'umido, avviene la stessa cosa, va alla discarica e quindi è lì un punto grave di questa percentuale che si va a fare. Anche se poi in realtà andiamo su percentuali 0,2, 0,3, non arriviamo all'1 su alcuni campi. Quindi il 50%, mi sono fatto l'appunto mentre lei parlava, sono abbandoni più raccolta differenziata fatta male proprio da parte dei cittadini. Il 35% è qualcosa che riguarda la multimedica, perché la multimedica è con questo sistema di rifiuto che ha pressato, quindi tutto ha caricato notevolmente quello che è la differenziata del tirare. E questi sono le componenti importanti. E il 15% sono le imprese private, immaginiamo il Carrefour, i grossi supermercati dove hanno questi container dove si va a differenziare bene la merce, quindi la roba, lo scarto, il rifiuto e viene anche oltretutto riciclato da loro e venduto da loro. Noi sicuramente, questo era per darle un dato più preciso. Poi il confronto sì, sicuramente è un qualcosa che mi appartiene, ci appartiene perché questo è, come diceva Pogliaghi, un argomento di grande importanza, perché se si fanno, e perché si parla di ambiente, si parla di qualcosa che poi torna utile a noi, alle nostre famiglie, e credo che non ci sia altro da dire. Se volete, ripeto, la relazione in termini numerici di percentuali ve la posso fornire in qualunque momento. Grazie. Grazie a lei, Assessore Fiorino. Passiamo a questo punto alla dichiarazione di voto in merito alla delibera. Città in comune, consigliera Pagani. Grazie Presidente, il nostro voto è contrario. Reinventiamo sesto, consigliera Andi. Grazie Presidente, voto contrario anche per noi. Alleanza Verdi-Sinistra, consigliere Foggetta. Non vorrei spezzare il clima da Volemose bene e sapete che quando si parla dell'assessore Fiorino io in qualche modo mi intenerisco, però permettetemi di dire che esattamente un annetto fa, nella commissione in cui si parlava esattamente di questa delibera dello scorso anno, io dissi una cosa, dissi che i cestini che erano stati messi di recente, che risalgono alla precedente gestione dell'assessorato, non favorivano
il riuso e il riciclo. E mi era stato risposto qui, me la prendo con lei, assessore, mi era stato risposto che però la percentuale era talmente residuale che non avrebbe inciso. Oggi, un anno dopo, ci troviamo a dire che in un modo o nell'altro dell'1% rispetto alla precedente percentuale di raccolta differenziata, questi cestini in qualche modo hanno inciso. Io continuo a dire che secondo me questo tipo di cestini che abbiamo in città non siano efficaci, non siano giusti, non siano al passo con i tempi che viviamo nel 2024. Mi permetto un'altra cosa velocissima, visto che parliamo di tari, visto che parliamo di riciclo e visto che parliamo anche di Forsu, forse un giorno vorremmo capire che cosa sta succedendo rispetto a quello che riguarda 0C. Anzi, abbiamo fatto una richiesta firmata dal PD rispetto a 0C perché penso che possa essere grave. Tra l'altro, mi permetto di dire, io la vedo con grande preoccupazione una cosa del genere, perché vorrebbe dire la privatizzazione di un servizio che fino ad oggi abbiamo fatto in aula. Potrebbe portare, non, potrebbe portare. E quindi, ma probabilmente ci sarà una commissione, quindi magari ne parliamo anche lì. Però sì, se vuole riferire rispetto, sono solo contento. In questo senso dico, appunto, molto probabilmente in questo senso Sesto potrebbe essere dalla parte del giusto rispetto ai comuni che stanno scappando, ma avremmo voluto essere partecipi di quello che sta succedendo. E questo per ritornare alla famosa discussione per cui non vogliamo essere chiamati in causa solo dopo, ma essere presi in causa anche quando le cose succedono. Lega Salvini Lombardia, consigliere Pini. Grazie Presidente, il nostro voto sarà favorevole. Una sola una piccola cosa, un anno fa eravamo tutti contenti e tutti felici, però che i cestini siano poco utili lo sappiamo dal 2017 quando cominciarono a essere sparsi per il territorio, sono rotti, sono di plasticaccia, non fanno differenziata in maniera corretta, sono veramente terribili, è vero, però costano l'ira di Dio, quello è il problema. Quindi cosa facciamo? Dobbiamo impiegare nuovamente altre centinaia di migliaia di euro per andarli a cambiare tutti? Vale la pena? Cioè, è un po' questo il ragionamento. Col tempo, mano a mano che si romperanno, sicuramente verranno sostituiti. Quanto al discorso invece di 0C, sì, mi piacerebbe che se ne parlasse, quello assolutamente, anche perché sono state fatte delle scelte a Cologno Monzese che non, inspiegabili, io reputo assolutamente inspiegabili, e che quindi ci potrebbero portare a dover cedere servizio a una società che comunque non è nostra, non è comunque controllata da noi e quindi sicuramente potrebbero esserci dei problemi. Quindi sarebbe carino riuscire ad avere qualche informazione in più, perché per adesso ci dobbiamo affidare a quello che leggiamo, a quello che riusciamo a sentire dai comuni che ne fanno parte. Grazie. Dichiarazione, consigliere Pini, favorevole? Sì, avevo già detto Corretto. favorevole. Forza Italia, consigliere Cupido. Cedo la dichiarazione di voto al consigliere Valsecchi. Prego, consigliere Valsecchi. Grazie Presidente. Allora, il gruppo Forza Italia naturalmente è favorevole a questa delibera. Ci accompagniamo anche noi a questo invito a un maggiore lavoro per quel che riguarda la sensibilizzazione. Effettivamente vedere che il 50% di questa incidenza della riduzione è proprio legata a un discorso di abbandoni, è un qualcosa che percepiamo tutti noi quotidianamente. Devo dire che il lavoro, secondo me, è proprio anche di tipo culturale. Bisogna arrivare proprio a dialogare nei casi specifici di dove queste manifestazioni avvengono, che a volte sono percepibili. Io lavoro gestendo con un'associazione un luogo che purtroppo quotidianamente vedo che è fonte di questo disagio per la città. Lì si tratta di dialogare, nel mio caso, proprio con delle comunità che hanno anche una cultura di una vita sociale all'aperto,
di un vivere all'esterno collegate poi a, proprio a degli abbandoni. Devo dire che con la negoziazione, una prima fase, sono riuscito a ottenerla, che perlomeno questo abbandono in particolare delle bottiglie di vetro così non fosse un abbandono distruttivo, cioè le bottiglie lasciate in posti dove non potevano essere recuperate, che non fossero rotte creando disagio proprio alla circolazione, che fossero però radunate. Dispiace che in ogni caso non finiscono in un momento di recupero di, differenziata. Per cui il luogo che è Libri Aperti, Libro Crossing, che c'è in Via Breda, in quel caso c'è un bel recupero per quello che riguarda la carta, c'è rispetto per quello. Per il discorso del vetro, lì se lo moltiplichi per tutte le zone similari, certo che rappresentano veramente un disagio per la città, perché c'è un mancato recupero, in particolare del discorso del vetro non recuperato. Quindi il dialogo diretto, secondo me, con alcune realtà dove è facilmente identificabile questo disagio, secondo me potrebbe aiutarci a migliorare sicuramente questo dato. L'avevo già detto, quindi noi siamo favorevoli. Partito Democratico, consigliere Maderloni. Grazie Presidente. Allora, il nostro voto, come ha spiegato anche il consigliere Gatti nel suo intervento a nome del gruppo, questa volta è contrario per l'invito di un impegno maggiore a lavorare rispetto al fatto che ne abbiamo fatto l'anno scorso, e pur apprezzando alcuni sforzi, come ad esempio l'impegno amministrazione a raccogliere l'olio esausti anche nei condomini che ha avviato, però, e il consigliere Valsecchi ha anticipato, è una questione culturale e come tale va affrontata per tempo, con tempistiche, ma anche con strumenti che devono partire dalle scuole, sicuramente dalle nuove generazioni da un lato, ma anche a tutte quelle persone che magari vivono con diciamo così la sensazione, la paura che la differenziata venga pagata singolarmente. Insomma, crediamo che ci debba essere un impegno da parte dell'amministrazione a avviare questa campagna di sensibilizzazione, se possibile anche in più lingue, visto che la nostra comunità è una comunità variegata e mondializzata, e quindi l'impegno è all'anno prossimo di trovarsi in una situazione migliore e poter cambiare il voto. Grazie. Grazie a lei. Gruppo Misto, consigliere Vincelli. Scusate, ho perso il segno. Sì, grazie Presidente. Ma quest'ultimo voto da parte del PD io non l'ho compreso, magari non ho compreso quello che è stato detto inizialmente dal consigliere Gatti. Vabbè, fa niente. Comunque noi siamo favorevoli. C'è da dire che a questo punto, assessore Fiorino, questi cestini possiamo anche toglierli, perché probabilmente questi cestini sono causa, sì, certo, come le panchine, togliamo tutto, quindi no, io penso che una questione di cultura è sicuramente importante. I cestini servono, serve chiaramente una cultura, serve una prevenzione, serve sicuramente incontrarci, come è successo in un'occasione in quale assessore Fiorino ha riunito i vari consiglieri, e ritengo che all'interno comunque di quei conti, diciamo che dal punto di vista delle aziende sicuramente devono essere più bravi a fare chiaramente la differenziata, lo stesso i cittadini, ma io penso che c'è anche un'altra voce abbastanza importante che avremo occasione di nei prossimi chiaramente incontri da evidenziare, perché sicuramente all'interno di tutti questi costi c'è qualcosa che secondo me possiamo effettivamente addebitare anche a terzi. Quindi favorevole, grazie. Abbiamo sesto, consigliere Molteni. Grazie Presidente. No, sposo quanto detto dal consigliere Maderloni, nel senso che sicuramente il discorso di educazione
qualche risultato lo può portare, per cui se magari, non so in che modo si possano sensibilizzare i dirigenti scolastici o quanto, tutte le strutture che possono essere coinvolte per cercare già da tenera età a portare una cultura in questo senso, qualche risultato lo può sicuramente portare a casa, io ne sono convinto, insomma. Magari anche, non so, adesso io sto inventando, non sono un insegnante, però insomma qualcosa con i giovani ho lavorato, con magari visite guidate, roba del genere, sensibilizzare, tutto, però sono percorsi didattici, non so, noi come comune quanto possiamo influenzare, ma dobbiamo mettere a disposizione tutto quello che abbiamo. Poi sono convinto, però questo è l'assessore Fiorino che mi può correggere o supportare, sono convinto che forse anche nell'ambito dei grossi condomini o roba del genere forse una dispersione, cioè io non so se ci sia uno strumento per poter verificare in tal senso, eccetera. Poi, vabbè, comunque, di fatto siamo sempre in attivo rispetto, sì, rispetto all'anno scorso magari no, però rispetto a 3 anni fa abbiamo migliorato notevolmente. Comunque, vabbè, la mia dichiarazione di voto è favorevole alla cosa. Grazie. Fratelli d'Italia, consigliere Turolla. Grazie Presidente, voto favorevole. Stefano Sindaco, consigliere Bonato. Grazie Presidente, buonasera a tutti. La cosa più importante è chiaramente la dichiarazione di voto, noi siamo favorevoli. Ma rispetto a tutto quanto noi cerchiamo di fare, io tendo a essere decisamente un pelino più pessimista. Vivendo in un condominio è, diciamo, la fotografia, una piccola fotografia della società. Quello che io mi accorgo della difficoltà in un condominio dove sono tutti italiani, così tagliamo anche la testa al toro sul discorso lingua o mica lingua, ma c'è una difficoltà radicata nel voler fare la differenziata in un modo corretto e coerente, che onestamente non riesco a capire come si possa riuscire a scardinare. Prendo un esempio che mi viene più facile, che è quello del vetro. Il vetro ci sono, da qui il mio pessimismo, campagne nazionali che ci dicono a tutti come deve essere riciclato il vetro ed è una delle cose che è comune credo in tutta Italia, perché magari poi ogni comune tende a fare la differenziata per le altre classi merceologiche in un modo differente, ma per il vetro direi è più o meno uguale per tutti. Quindi di non lasciare il tappo sulla bottiglia, di sciacquare i contenitori da quello che c'è all'interno, da non buttare il vetro con i sacchetti di plastica. Poi vai al tuo bidone condominiale e vedi che non solo hanno buttato le bottiglie di vetro col sacchetto di plastica, hanno buttato le bottiglie di vetro chiuso, o magari ci sono intere confezioni di confettura dove magari dentro c'è ancora un bel po' di marmellata buttata insieme, oltre magari una bellissima latta di olio. Allora, da qui nasce il mio pessimismo, perché se comunque è anche con una potenza di fuoco, come è quella della televisione pubblica, non riesce a incidere su questo, diciamo, brutta abitudine e maleducazione diffusa, non so se riusciremo in qualche modo a superare questa soglia fisiologica del 70-75%, perché secondo me non ce la faremo. Oddio, tutto è possibile, però noi come comune cosa possiamo riuscire a fare, onestamente non saprei come dirlo. Ognuno di noi può fare il suo piccolo. Riguardo ai cestini, devo dire, io mi muovo costantemente per lavoro in città e non credo che i nostri cestini possano contenere quello che viene messo sotto in alcuni casi. Per esempio, sono passato ieri mattina e sotto un cestino c'erano almeno 3 sacchi di ogni tipo di rifiuto e anche, come si dice, barattoli di vernice, quando non buttavano anche macerie, li mettevano però ordinatamente sotto il cestino.
Credo che non ci siano cestini abbastanza grandi per contenere la stupidità, di queste persone. Ho già detto che il mio voto è favorevole, quindi chiuderei qui il mio intervento. Grazie, buonasera. Grazie. Prima di passare alla votazione della delibera, do intanto la parola all'assessore Fiorino che va a fare una precisazione. Molto, molto velocemente, molto, in modo molto conciso. L'anno scorso, quando si parlava di cestini, io mi sono solo permesso di dire che da una realtà di 1.000 cestini siamo passati a una realtà di 2.500 cestini su tutto il territorio. E abbiamo cambiato tipologia del cestino, passando dal cestino di plastica al cestino di ferro. In alcuni casi, soprattutto nelle aree verdi, quelle che vengono utilizzate dai bambini che devono andare a giocare, o gli spazi verdi utilizzati dai cittadini che intendono riposarsi, sono rimasti i vecchi cestini, quelli di plastica, per un motivo molto semplice, non per un'incuria, ma per poter monitorare esattamente il servizio come veniva fatto. Se avessimo cambiato i cestini tutti uguali, non avremmo potuto capire esattamente se l'operatore faceva o non faceva un servizio corretto. Mentre col cestino, siccome voi sapete che sul territorio abbiamo la Sangalli per quanto riguarda le strade e gli spazi inerenti ai marciapiedi, per quanto riguarda invece i giardini, gli spazi giochi dei bambini e degli anziani per riposarsi sotto il verde dei nostri parchi, è Colombo che fa questo servizio e abbiamo zero contestazioni su questi spazi. E questo è il primo dato che vi volevo dare. Io credo che il cestino non sia una cosa sbagliata, anche se in alcune città addirittura non ci sono, ma c'è proprio una cultura che accompagna questa scelta. Io credo che il cestino invece sia un deterrente per non buttare la sigaretta per terra, per non avere quel tipo di sporcizia sulla città, di rifiuto, scusate, non di sporcizia, di rifiuto. Poi, cosa si può fare? Guardate, forse non è stato abbastanza pubblicizzato e questo me ne assumo la responsabilità, ma noi ci troviamo con abbastanza continuità con gli amministratori. Spesso, quando mi sono insediato, ho fatto almeno quattro incontri con gli amministratori e finalmente, ultimamente, abbiamo avuto anche numeri confortevoli, presenza degli amministratori pari a 10, 20, 15, 20 amministratori che finalmente si sono resi disponibili a collaborare con l'amministrazione. Quindi sono stati dati cartelli con più lingue anche per spiegare come va differenziata il rifiuto. Ci siamo avvicinati alle scuole con un primo impatto inizialmente fornendo delle ceste di cartone con su scritto, con dei disegni, questo si mette qui, questo si mette qua, questo non così, ma devo dire che i bambini sono molto più bravi di noi perché se devono fare una differenziata loro sono convinto che le farebbero bene, invece purtroppo il problema è relegato a noi adulti. Non contenti di questo, abbiamo iniziato una campagna di sensibilizzazione anche per gli animali, per la sporcizia sui marciapiedi, anche se poco è stato poi, parlo delle famose cacche, ma non voglio criminalizzare questo evento. Ancora tramite Sangalli abbiamo preso un inizio di disponibilità ai direttori, perché quando si parla di entrare in una scuola, noi abbiamo l'assessore qua. Non è così semplice andare in una scuola e dire veniamo, insegniamo, facciamo. Dobbiamo chiedere l'autorizzazione, il permesso, se sono d'accordo, se il dirigente è favorevole a questo tipo di incontro. È stato fatto con la Sangalli un progetto da almeno 3 mesi e abbiamo avuto due riscontri favorevoli da parte degli amministratori. Quindi non è ancora finita, stiamo iniziando tutto un percorso anche in relazione a prati verdi, fioriti. Ma sempre cercando di coinvolgere le scuole, gli anziani, i giovani. Non è così ferma l'amministrazione in questo percorso. Vi dico, è un percorso difficile, quello sì, perché purtroppo è molto più comodo. Io ho trovato molti anziani la mattina che purtroppo col sacchettino invece di andare giù in cantina lo depositano proprio lì. Ecco. Questo sacchetto abbandonato sotto il cestino, al di là che, come vi ho detto prima, è un problema per quanto riguarda la differenziata, però da un lato, per me che lo vivo quotidianamente, questo dato, vi dico che tutto sommato averlo sotto quel cestino mi permette perlomeno di recuperarlo in modo diverso
da quello che viene buttato in mezzo a un prato, perché lì poi crea anche un problema di sicurezza, un problema anche quando vai a tagliare con le macchine. Quindi cercherò sicuramente di, qui adesso con la polizia locale ci stiamo anche muovendo, perché qual è la soluzione? Beh, non è facile, però con la polizia locale ci stiamo muovendo in questo ambito, non solo con delle fototrappole, ma come avete sentito l'assessore recentemente in una discussione, spero che l'abbiate saputo, ci sono adesso a disposizione anche dei cani, quindi ci sono delle situazioni di controllo sul territorio molto più dettagliate e precise, soprattutto per quanto riguarda anche l'esposizione dei sacchi. L'esposizione dei sacchi è un problema grosso in una città di 90.000 abitanti. Spesso si dice l'operatore rompe, no? Le cornacchie rompono e poi la raccolta diventa difficile. Mi sono accorto in questo anno e mezzo che purtroppo molta cittadinanza non sa come effettivamente avviene il ritiro del rifiuto, e su questo mi sto attrezzando per cercare di far sapere il più possibile che quando si ritirano i rifiuti o sacchi gialli, qualunque esso sia, quello che rimane a terra deve rimanere a terra, perché poi successivamente, entro le ore 14 della stessa giornata, verranno tolti e puliti dal furgoncino più veloce. Questo per non consentire un ulteriore intasamento del traffico, e se ciò non dovesse accadere, la segnalazione che vengono fatte sono segnalazioni molto utili anche da parte dei cittadini, che mi permettono e ci permettono di sanzionare l'operatore in questo caso. Purtroppo però avviene spesso che alle 7 del mattino, poi alle 8 già ci si scrive su Facebook, Dio, l'hanno lasciato tutto per terra, cose di questo genere. Quindi io credo che noi sono convinto che stiamo facendo un buon lavoro, che c'è ancora molto da fare, però ecco, ci tenevo a dirvi che per quanto riguarda la comunicazione stiamo lavorando tanto, e voglio dare veramente un plauso anche agli operatori e anche al portale, perché si sta muovendo tanto su questa cosa e tanto viene pubblicizzato. Forse dobbiamo ognuno di noi aiutare il cittadino a controllarlo, e ognuno di noi può essere il controllore di se stesso e dei cittadini sul territorio. Grazie. Grazie Assessore, allora, considerando che tra la votazione e la delibera successiva, anche se l'approvazione verbale, siamo in chiusura di consiglio, se sei d'accordo passo adesso la parola al Sindaco per dare una precisazione su quanto richiesto. Sì, velocemente Presidente. Allora, la situazione su 0C è in fase di trasformazione, nel senso che 0C nasce con un investimento del gruppo CAP e i comuni del consorzio, e funziona in house rispettando l'80-20. La normativa prevede che nel momento in cui l'80-20 non viene rispettata, bisogna obbligatoriamente, i comuni sono obbligati ad andare a gara. 0C con tutto il progetto della biopiattaforma funziona se le 24.000 tonnellate di rifiuto organico sulle 30.000 potenziali dell'impianto vengono conferite dai comuni. Cosa è successo a dicembre? Lo sapete perché poi sono usciti anche degli articoli sui giornali, e senza confronto in quelli che sono i luoghi deputati, il comitato del controllo analogo per esempio, piuttosto che l'assemblea, il comune di Cologno Monzese ha inserito nel piano di razionalizzazione delle partecipate 0C e non ha dato l'ok al conferimento dell'umido, quindi già questo dato ha fatto un po' saltare all'occhio ai nostri segretari generali, che poi devono gestire anche il rispetto della normativa e del conferimento, anche sulla base di una sentenza che un operatore privato, che sta anche tentando pesantemente di inserirsi e condizionare le scelte a suon di legali,
ha tentato di fare. Allora, la sentenza del TAR, leggendola attentamente, così abbiamo fatto anche con gli uffici di tutti e 6 comuni, Sesto, Cinisello, Pioltello, Segrate, Cormano e, ahimè, Cologno Monzese, si è sfilata. La sentenza del TAR prevede che dovevamo ritornare in consiglio comunale per specificare meglio i motivi dell'affidamento in house. Non ha detto non potevate fare l'affidamento in house, ha detto dovete specificare meglio, quindi i 5 segretari, diciamo i 6 segretari, inserendo anche quello di Cologno Monzese, insieme ai direttori delle aree tecniche che si occupano della gestione dei rifiuti, stavano già lavorando insieme a un professore del Politecnico per predisporre una delibera fotocopia per portare su tutti i comuni. E il problema è che Cologno Monzese ha preso una decisione che, ripeto, l'in-house funziona se tutti i comuni conferiscono. Ora ci saranno diverse ipotesi, sicuramente noi comuni. Almeno il comune di Sesto fino a fine anno conferisce, dopodiché, se non dovessero sostituire il quantitativo che avrebbe dovuto conferire Cologno con un medesimo quantitativo anche di più comuni, siamo obbligati tutti ad andare a gara. La cosa che spiace è che si rischia per senza una sostenibilità documentale di mandare all'aria un progetto pubblico sul quale avevamo investito tutti quanti. Perché dico questo? Perché per la motivazione che ha spinto il comune di Cologno Monzese a non conferire è perché non è stato rispettato l'in-house, l'80-20. Però andando a vedere il numero di tonnellate che mancano per rispettare l'in-house, mancano proprio quelle del comune di Cologno Monzese. Sembra un po' una barzelletta, però è così. Dovevano essere 24.000 tonnellate per funzionare, mancano quelle del comune di Cologno Monzese. Cologno Monzese dice no, io non... mi sfilo da 0C perché non rispettate l'in-house. Lo rispettiamo se tu rispetti gli accordi parasociali e gli accordi che hanno previsto la costituzione dell'azienda. Quindi ci saranno anche altre valutazioni. So che l'Umido lo stanno conferendo a CEM e sono entrati in CEM, quindi sono dentro hanno il piede un po' in due scarpe. Lo conferiscono a un prezzo superiore di la cosa strana è che la conferiscono l'umido a 60 euro a tonnellata CEM e CEM lo smaltisce in 0C a 52 e il comune ha diritto, essendo comune socio, a smaltire a 52. Quindi diciamo ci sono degli elementi che fanno capire che manca proprio la volontà. O più che manca la c'è la volontà nel far sì che questo progetto da parte del Comune di Cologno Monzese non salti, non vada a buon fine. Cioè, la percezione che abbiamo avuto è questa. Poi mi auguro di essere smentito, ma gli atti pubblici che ha fatto il Comune vanno in quella direzione. Nel frattempo poi ci stiamo confrontando anche con il gruppo CAP per tentare di trovare anche più comuni che sommati possano conferire quelle 6.500 tonnellate che spetterebbero al comune di Cologno Monzese. Considerate che non è facile trovare comuni che sono sganciati da consorzi e che quindi devono uscire da un consorzio per entrare nell'altro e non è immediato. Comunque stiamo andando in questa direzione. Penso di avervi aggiornato su tutto. Grazie Sindaco. A questo punto torniamo alla votazione sulla delibera numero 2 in merito alla Tari.
Voti favorevoli? Contrari? Da remoto, consigliere Ghezzi? Favorevoli. Favorevole. Con 16 voti favorevoli e 7 contrari, la delibera viene approvata. Procediamo con la votazione per l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Contrari? Da remoto, consigliere Ghezzi? Favorevole, e aggiungo che io mi devo staccare poi, presidente, chiedo scusa. Va bene, la ringrazio. Consigliere Pini? Favorevole. Con 16 voti favorevoli e 7 contrari, la delibera è esecutiva. Passiamo all'ultima delibera d'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta consigliare del giorno 26 marzo 2024. Ci sono eventuali osservazioni in merito a quel verbale? Non c'è. Allora andiamo in votazione diretta. Favorevoli, chiedo scusa, terminiamo però il consiglio. Consigliere Pini? No, lei c'è. Favorevole. A questo punto con 22 voti favorevoli il verbale viene approvato. Ringrazio tutti, saluto anche i consiglieri da remoto, il personale dipendente, la polizia locale, il pubblico. Presidente, e vi auguro... Solo una cosa a chiusura, fuori dal consiglio. Ah, chiudo il consiglio 23-38, consiglio è chiuso. Ecco, ricordiamo un amico che è scomparso, Vincenzo. Io ero presidente del consiglio quando ci è arrivata questa notizia che di Cristo ci aveva lasciato. Quindi penso che stasera ricordarlo sia un atto bello da parte di tutti noi, col quale abbiamo condiviso anni di amicizia e di politica. Ciao Vincenzo. Grazie Assessore.